Buongiorno a tutti, benvenuti prima di tutto e mi presento, sono la professoressa Maria Antonietta Fabbricatore, professore straordinario di psicologia clinica presso l'Università Europea di Roma e coordinatore del Master in Psico-Neuroendocrino Immunologia della Nutrizione, un Master di secondo livello Aperto a eh, professionisti mh, di vari eh, ruoli eh, formativi eh, nell'ottica appunto di un percorso integrato in pratica, secondo appunto la nuova scienza della psiconeuroendocrino immunologia che eh, si basa su una integrazione di diversi campi eh, disciplinari come la psicologia, l'endocrinologia e l'immunologia. Eh, il master è dedicato appunto alla nutrizione secondo questa ottica perché grazie oggi alle nuove acquisizioni legate appunto alle nuove biotecnologie e anche a nuove scienze che sono eh, venute alla ribalta tipo l'epigenetica, eh, si va sempre più profilando il ruolo della nutrizione. Come eh, fondamento anche di una uh, cura um, a vasto, diciamo, impatto, sia per la, la cura di varie patologie anche per la prevenzione di diverse eh, malattie in pratica quindi la nutrizione non deve essere più vista soltanto come una cura per il sovrappeso e l'obesità ma è la base eh, di una prevenzione di una buona salute e l'evento di oggi quindi che è un evento formativo nell'ambito della nostra prima edizione del Master appunto è dedicato, è un seminario dedicato alla infiammazione declino cognitivo e quindi il ruolo della nutrizione in questo settore. Ehm, con questo evento formativo vogliamo anche lanciare la seconda edizione del master in psiconeuroendocrino immunologia della nutrizione per l'anno accademico 2021-2022. Il master, come vi ho anticipato, è... Mh, diretto a, a diversi ruoli professionali, quindi è un uh, master di secondo livello per medici, psicologi, psicoterapeuti biologi, farmacisti, laureati in biotecnologie, in eh, scienza della nutrizione e anche in filosofia. Ed è un master che appunto vuole formare dei professionisti che abbiano una conoscenza, quindi siano degli esperti nel campo della nutrizione, ma anche dei disturbi del comportamento alimentare e dell'alimentazione, quindi degli esperti che abbiano appunto questa formazione integrata perché eh, sempre più eh, nella cura di patologie complesse oggi eh, l'orientamento diciamo, è quello di formare dei team eh, di cura in cui eh, afferiscono diverse figure professionali, proprio per avere una visione più ampia e a 360 gradi della, eh, della patologia. Eh, cosa consente questo master? Appunto di formare dei professionisti che abbiano una conoscenza molto profonda e molto ampia di quello che è il campo della nutrizione applicata appunto a questi diversi eh, settori di, di cura. La durata del master sarà... Ehm, di un anno accademico formerà eh, fornirà 60 crediti formativi, sono previste delle ore di insegnamento eh, tramite insegnamento lezioni frontali ed è previsto poi un uh, anche mh, una attività di tirocinio, quindi un'attività pratica uh, di tirocinio e um, per quanto riguarda le eh, informazioni più tecniche, lascio la parola alla dottoressa Federica Vitali e vi auguro un buon ascolto. Buongiorno a tutti. E, mh, volevo semplicemente dirvi che tutte le informazioni relative al master, quindi ai contenuti, le modalità di iscrizione, le figure professionali cui è indirizzato, potrete trovarle nel link che già avete ricevuto con la mail eh, con cui vi siete iscritti eh, a questo seminario. In ogni caso c'è una pagina web dedicata sul sito dell'Università Europea o, o potete comunque sempre scrivere un'email a masterpnei.unier.it per avere ulteriori specifiche sul vostro caso concreto. Per quanto riguarda le iscrizioni, chiuderanno il 12 dicembre e, e mh, abbiamo un, posto, un numero di posti limitato in quanto possiamo ammettere solo 20 partecipanti a questa edizione del master, quindi eh, spero che eh, possiate apprezzare l'attività scientifica che vogliamo proporvi. E passo la parola adesso subito alla professoressa Stefania Ruggeri, che è una docente nell'ambito del nostro master e nutrizionista e si occupa appunto di questo tema specifico. A te la parola, Stefania. Grazie, Federica. Buongiorno a tutti e benvenuti. a a questo seminario che diciamo è uno dei seminari previsti del, nella, nel termine di questo anno di master ma che anche vuole essere un open day insomma per, per la prossima edizione allora io mi permetto un diciamo un um, un mio intervento motivazionale direi no perché allora per chi ci ascolta perché la platea è sicuramente fatta da giovani professionisti probabilmente anche Invece, chi è interessato diciamo, al tema che il professore Attilio Speciali tratterà? E, e la motivazione importante per iscriversi a questo master la vorrei riassumere in, in pochissimo, diciamo, in un concetto molto semplice. Allora io, e raccontandovi brevemente la mia esperienza, io sono 32 anni che faccio il ricercatore presso un ente pubblico e mi occupo di alimentazione e nutrizione. Ho partecipato anche a campagne istituzionali. Ehm, svolte dal Ministero, portate avanti dal Ministero della Salute e delle Politiche Agricole. In questi 30 anni ho visto dei grandissimi cambiamenti del ruolo dell'alimentazione, eh, no, nell'importanza del loro, del nutrirsi bene in Relazione proprio alla nostra salute, insomma, quando ero una giovane ricercatrice mangiare bene significa mangiare bene significava essenzialmente no? rispondere ai bisogni nutrizionali, no? quelli che ci servono per sopravvivere. Poi mano a mano invece l'alimentazione ha assunto un ruolo molto molto importante. Durante le lezioni abbiamo raccontato che prima, forse fino a pochi anni fa, eh, insomma il determinante alimentazione e stili di vita, perché in questo diciamo il master tratta anche di, de, degli stili di vita rappresentava circa il 30% della possibilità che abbiamo di modificare, diciamo, migliorare la nostra vita futura e ridurre le patologie. Oggi invece il significato secondo me è ancora più alto, ancora più grande e l'applicazione no, di un'alimentazione una, un che, a me non piace molto dire corretta e sana, però di un'alimentazione che sicuramente ci protegge, eh, riduce il rischio praticamente di tutte le patologie, sia quelle croniche, ma moltissime anche patologie in acuto. Però qual è la riflessione su questo master e qual è il plus di questo master? E che soprattutto i colleghi che ci seguono, e forse insomma Speciani potrà anche confermare dalla sua esperienza, ehm, abbiamo imparato una cosa, abbiamo imparato una lezione in questi anni, che è molto difficile comunicare al paziente, comunicare alla popolazione in generale eh, come modificare, no? riuscire a far modificare al paziente le, il proprio stile di vita, perché entrare nel core, diciamo, del, del, no, del, della vita attraverso il cambiamento delle abitudini alimentari è molto difficile. Molte delle diete falliscono, come voi sapete, insomma, chi ci segue è professionista e, che, e quindi sa che purtroppo eh no, non, non tutti, diciamo, i pazienti riescono a portare a termine il nostro progetto. Allora, questo master cosa vuole, vuole dare? Vuole formare sui vari argomenti, ma vuole anche dare e diciamo, comunicare un modo nuovo, diverso, proprio per approcciare il paziente. E direi, anche se ci riusciamo, insomma, visto che facciamo un seminario aperto in questo caso, quindi far capire come poter modificare, quali sono le ragioni profonde per modificare la propria alimentazione. Quindi il supporto, l'approccio play è questo: non una nutrizione prescrittiva, non una nutrizione che obbliga il cambiamento, ma che aumenta le consapevolezze del paziente. E vorrei, insomma, estendermi alla popolazione in generale, di quanto sia importante fare questo percorso di cambiamento. Quindi vi, vi invito insomma, a, 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 a visitare i siti del master, a, insomma, a rimanere oggi in questa giornata perché il tema che Speciani tratterà è proprio importantissimo e, e, e sarà uno spunto interessante sicuramente per tutti noi. E lascio la parola allora a, a, alla collega Anna Volterrani, insomma, che è una delle ide ideatrici del master. Grazie do il benvenuto a tutti i colleghi come vice coordinatore del master di cui stiamo parlando e io sono anche come diceva Stefania uno degli ideatori perché proprio è nato faccio una bellissima premessa questo master è nato un po' da un'idea che è questo è il nuovo concetto della medicina una nuova medicina fondata sulle 4p no personalizzata preventiva predittiva partecipativa eh, si doveva applicare necessariamente anche alla nutrizione. Eh, io, in questi anni, come immunologo, negli ultimi anni, ho capito come tanti altri di noi, l'importanza dell'alimentazione, della nutrizione, il ruolo centrale della nutrizione. Nelle patologie e, ne, e anche nel nostro sistema immunitario. Quindi la necessità di divulgare questa nuova medicina, questi nuovi aspetti, eh, il tutto, eh, la persona vista come un tutt'uno mente corpo, eh, in cui l'alimentazione, ripeto, è un ruolo centrale. L'importanza è ruolo, di divulgare ai giovani medici, ma a tutti i giovani professionisti della salute, questo nuovo modo di interpretare il paziente e di interpretare la medicina. Per questo sono molto contenta che oggi siete qui con noi ad ascoltare il professor Speciani, che abbiamo l'onore di avere tra i nostri docenti, e che è un immunologo clinico, quindi come me un immunologo, specialista in allergologia, tra i primi proprio in Italia ad aver studiato la relazione tra infiammazione e nutrizione, e possiamo dire che oggi è sicuramente tra i massimi esperti in questo campo. Non è docente solo al nostro master, è docente anche al master di nutrizione di secondo livello sempre all'Università di Pavia, ripeto, uno dei massimi esperti in, questo, in, questa, in questi argomenti. Quindi la parola al professor Speciani e buon ascolto a tutti. Grazie anzitutto, mi fa un estremo piacere essere qua e riscontro con molta positività eh, gli elementi che sono stati toccati dai eh, colleghi che mi hanno preceduto. Eh, discuteremo di queste tematiche nel corso di, queste, di questa eh, lezione. Um, non siamo in presenza, ma uh, io amo molto l'interattività anche perché tocchiamo, secondo delle modalità uh, scientifiche e di metodologia uh, analitica corretta, uh, dei, delle, de, de, delle situazioni, dei temi. Eh, che sono francamente innovativi. Quindi eh, mi auspico che ci siano delle domande. Eh, la piattaforma è una piattaforma che consente di alzare la mano e poi di eh, discuterle al termine. Quindi eh, vi prego se c'è qualcosa di non chiaro. Di non, eh, di, non, di non immediatamente percepito, di alzare la mano in modo eh, tecnologico in modo che possiamo tranquillamente discuterne alla conclusione di questa discussione. Declino cognitivo. Ehm, sono, sono anni, sono stati anni in cui eh, fondamentalmente eh, si dice uno diventa vecchio e con questo invecchia anche nel cervello e come tale e eh, come tale non può più fare nulla. <ride> vorrei, vorrei dire, eh, e, e tutti quelli che hanno una preparazione scientifica lo sanno, beh, io sono 43 anni che faccio il medico e eh, ancora il paradigma di riferimento con cui io sono cresciuto in università era che eh, il neurone era il punto fondamentale, la non ricostruibilità del neurone, l'esaurimento degli stessi e così via. Eh, come se fosse una formulazione genetica in cui nulla eh, fosse possibile, era un determinismo, quello che avevi quando nascevi non era modificabile. In realtà, nel corso di questi anni si è capito eh, quanto, ad esempio, la neuroglia, quindi tutto quello che comporta l'elemento nutrizionale dei neuroni, eh, è diventato parte integrante, addirittura oggi preeminente, nella lettura delle patologie e nell'attività di prevenzione. Significa che eh, quello che circonda il neurone è. Quindi ne gestisce le relazioni, ha eh, un'azione fondamentale, ormai abbiamo capito, di tipo biochimico, di tipo immunologico, di tipo eh, infiammatorio o di controllo della stessa. Quindi mi piaceva toccare alcuni spunti perché eh, dire, dire che, che ci sia una relazione tra la neuroinfiammazione e il declino cognitivo ehm, legata agli alimenti è abbastanza particolare. Eh, ho citato evolutamente questo riferimento a Parkinson e latte che vedete in diapositiva perché ad un certo punto eh, nel 2007 compare una lettura molto precisa del fatto che il consumo di eh, latte, di latticini, Aumenta, ha una eh, odd ratio eh, sicuramente corrispondente al fatto che si possa sviluppare la malattia di Parkinson. Bene, eh, questo rientra un po' in una ottica eh, di cibo cattivo, di cibo nemico. In realtà non esiste, lo vedremo tra poco: è una delle tematiche che discuteremo attentamente, non esiste un cibo cattivo. Tant'è che nel 2017 ehm, su Neurology eh, si identifica un tema in cui. I latticini vengono, come dire, eh, assolti all'interno di questo tipo di tematica perché? perché si vede che in realtà una relazione esiste, ma non per i latticini in quanto tali, ma eh, per i latticini lo fat, e quindi quelli che sono stati degrassati, quindi quelli che hanno, e lo vedremo poi parlando della glicazione, eh, tenete presente questa notizia, perché quando, quando io proporzionalmente ad una sostanza fatta di proteine, di zuccheri e di grassi, tolgo effettivamente i grassi, in realtà per 100 grammi mi trovo con una componente di tipo zuccherino estremamente elevato. In più il grasso presente all'interno della, um, de, della sostanza alimentare ne eh, riduce grandemente l'indice glicemico, quindi l'assorbimento è molto rallentato. Nel momento in cui ho solo zuccheri e un po' di proteine, a quel punto la velocità è estremamente elevata, quindi si generano i picchi glicemici che possono determinare danno, danno neuroinfiammatorio e danno eh, importante a livello delle strutture neuronali. Lo stesso vale sui lavori, eh, li cito, sull'Alzheimer e la pressione arteriosa. Eh, sappiamo quanto semplicemente, eh, a parte situazioni di tipo essenziale cosiddetto, ma l'assunzione di cibi ad alto contenuto salino possa determinare un aumento della pressione arteriosa anche sul clinico persistente per molti anni che ha una valenza di tipo eh, proiettata anche sul declino cognitivo. Eh, cito questo dato importante eh, ripreso, non, non è nuovo, io qui ho citato eh, l'International Journal of Molecular Sciences, pa eh, parliamo eh, recente del 2020, ma eh, già da molti anni, da diversi anni, eh, molte persone parlano di Alzheimer come di diabete di tipo 3. E poi eh, inizia in modo eh, importante, vedremo eh, intorno al 2014-2015, il fatto che... Le eh, funzioni cognitive e affettive sono fortemente associate con delle alterazioni zuccherine. Quindi vedete che iniziamo ad avere degli elementi di eh, confronto e di discussione. Queste sono le citazioni eh, bibliografiche, eh, il primo, abbiamo detto del 2007: latticini come colpevoli, poi in realtà indice glicemico dei latticini, quindi eh, i latticini degrassati, come possibili correlati, che aprono ovviamente non è per colpevolizzare un cibo che è assolutamente eh, inutile, ma è per capire quali siano i meccanismi che determinano questo tema questo sulla pressione sanguigna, sul diabete di tipo 3 e poi altre reazioni, invece vediamo le positive. Eh, prima eh, è caruccio pensare, eh, in uno dei miei articoli su Eurosalus dice una noce al giorno toglie l'Alzheimer di torno, eh, è documentato che eh, di fatto c'è un'azione neuroprotettiva eh, del, dei grassi contenuti nelle noci, eh, non è casuale alcuni che lavorano eh, in ambito sistemico, olistico riconoscono e dicono questa cosa una relazione tra positività del eh, del griglio di noce proprio col, con la funzione cerebrale proprio per la similitudine tra il griglio e le circonvoluzioni cerebrali. Abbiamo degli effetti profondamente protettivi dai polifenoli, quindi eh, da, 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 da mirtilli, fragole, noci, nocciole, eh, pistacchi, oli, eh, alcune specie che quindi possono dare questo tipo di azione. E è importante, perché la metto per ultimo in questa eh, lettura, è importante leggere l'effetto dei curcuminoidi. Io sono un ottimo consumatore eh, in, in funzione preventiva di curcuminoidi. E, eh, di palmito di letanolamide oltre che di eh, inositolo, selenio, zinco, eccetera. Perché? Perché facendo una professione in cui ho bisogno che funzioni la testa, eh, da sempre eh, ho ritenuto e ritengo che eh, la testa abbia bisogno di poter funzionare in modo adeguato. È importante capire che una storia che è stata esperienziale sulla curcuma, per cui le popolazioni con un, alto elevato, con un elevato contenuto di curcuma nella propria alimentazione, in realtà avessero una, quindi parlo di Pakistan, di India fondamentalmente, avessero una netta riduzione. Della, eh, delle malattie neurodegenerative. Eh, mangiavano meno, ovviamente, ma anche esisteva questo elemento di protezione. Considerate tutte le variabili, io ho iniziato comunque da, da tempo ad usare la curcuma cicli nella mia alimentazione, insieme alle sostanze che ho detto. Qual è l'elemento cardinale? Da un certo punto si è capito perché la curcuma agisce, perché ha un'azione diretta della, sulla protezione eh, NFKB, quindi parliamo del centro metabolico e infiammatorio del eh, metabolismo. Andremo avanti, ne scopriremo degli altri di, 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 di sostanze, di di centri di riferimento, di punti eh, di eh, modulazione all'interno dell'organismo umano, ma eh, quando emerge questa azione potente di modulazione, quindi di controllo, di down regulation dell'NFKB, eh, quindi che è correlata col diabete, con lo sviluppo tumorale, con lo sviluppo di depressione, eccetera, ecco che uno capisce perché di fatto anche la curcuma fa parte di questo. Quindi anche le, le, le notazioni esperienziali che nascono nel corso del tempo ci aiutano a capire come l'organismo funziona e come noi possiamo agire per ottenere dei benefici. E qui torna ad un tema che è eh, se l'infiammazione fosse all'interno di questo tipo di logica. Sappiamo che l'infiammazione è indispensabile per controllare infezioni, traumi, batteri, le risposte ai virus. Se non c'è, se è completamente inibita, è un problema. Eh, L'utilizzo di alcuni fantastici prodotti, come il, gli inibitori dei CD20, parlo del rituximab, ad esempio, ci hanno insegnato che nel momento in cui io posso trattare anche patologie gravi, ma se vado oltre un certo livello, quindi inibisco la risposta infiammatoria, ecco che compaiono invece infezioni gravi. Eh, che possono diventare problematiche quindi noi dobbiamo rispettare l'infiammazione in modo giusto. Esiste un limite di riferimento. Non sto a raccontarvi questa diapositiva anche perché è iper ripresa, iperdiffusa. Legge però operativamente come l'aspetto infiammatorio che è al centro nella rotellina in mezzo correlata a obesità sedentarietà Infiammazione da zuccheri, infiammazione da alimenti, eh, sono disturbato. Tutta una serie di elementi va a generare, guarda caso, 1, 2, 3, 4, 5, dalle malattie cardiovascolari all'aging, alle malattie neurodegenerative, alle malattie autoimmuni, in modo assolutamente definito. Parliamo, eh, questa rotellona qui sulla destra rappresenta circa il 90-92% del costo sanitario di qualsiasi nazione, eh, uso un termine che è occidentalizzato, ormai non è vero che sei solo l'Occidente, ma diciamo modernizzata da un punto di vista pratico. Quindi, eh, e qui riprendo questo aspetto che, eh, che ha uh, toccato in parte, eh, e grazie a Stefania, le Ruggeri, la professoressa Ruggeri, proprio rispetto alla, um, al fatto che eh, si riesca ad intervenire all'interno di questo tema, cioè quindi nel momento in cui riesco a controllare l'aspetto infiammatorio legato all'alimentazione, ecco che riesco a ridurre anche l'infiammazione sistemica. È un elemento di eh, profondo, profondo rilievo. Ehm, quindi, significa questo, e in questo Ruggeri diceva, eh, che la indicazione nutrizionale non è più eh, prescrittiva, ma diventa di consapevolezza, di comprensione di quali sono gli elementi personali. Eh, come hanno detto sia Fabbricatore eh, sia Volterrani, cioè il concetto di personalizzazione, ehm, per identificare come muovere. E qui andrò a, a dare una indicazione in più, una delle frasi che io spesso uso dal punto di vista eh, generale nelle comunicazioni ai pazienti eh, è che ai pazienti o nelle mie comunicazioni pubbliche è che spesso mi rendo conto che le convinzioni di tipo alimentare sono molto più solide e resistenti di quelle religiose in alcuni aspetti. Ci sono riuscire a convincere una persona eh, del fatto che ci possono essere degli errori Ehm, o degli effetti della nutrizione eh, rispetto alle abitudini consolidate da molti molti anni è drammatico e spesso impossibile però ci sono degli elementi di tipo motivazionale li vedremo tra poco in cui ehm, riuscire a capire qual è l'effetto perché se una persona resta con l'immagine di un aspetto, eh, come si è detto in, in presentazione, se rimane un aspetto legato a eh, dieta serve per obesità e, e maniglie dell'amore eh, e ciccette varie, eh, in realtà, eh, senza riuscire a capire che invece esiste un meccanismo diretto della parte nutrizionale su sistemi di tipo biochimico, metabolico e immunologico, che possono dare degli effetti, è ovvio che questo resta eh, un po' eh, alterato. Chiunque assumesse un farmaco ragiona sui suoi effetti sulla parte alimentare eh, spesso si ragiona solo sulla percezione sensoriale del cibo o sul riflesso della pancia piena che dà un senso di gratificazione bene ehm, a parte che si possono mantenere anche degli effetti positivi mantenendo la pancia piena e degli aspetti sensoriali sicuramente positivi quando si riesce a introdurre questo elemento cioè di riuscire a far capire che un cambio alimentare in realtà agisce come se fosse un farmaco, in un certo senso, cioè ha degli effetti immediatamente misurabili. Questo cambia radicalmente, è un dato di una profonda importanza. Um, lo, lo accenno già in questo momento e lo riprenderemo dopo. C'è un gruppo. Di, ehm, di, di psichiatri eh, che sta seguendo le tecniche di lavoro che noi utilizziamo, quindi per misurare eh, attraverso il test per me, il l'icotest, gli effetti di, ehm, di studio dell'infiammazione da cibo o da zuccheri sull'organismo all'interno di pazienti di tipo eh, psichiatrico o eh, psicologico in trattamento. Perché? Perché è come se improvvisamente rimettessero la persona all'interno di una consapevolezza del cambiamento gestibile. Quindi la malattia non come sfortuna che arriva dall'esterno, ma la malattia come eh, possibilità di eh, interferenza diretta. Vedremo tra poco quali possono essere degli elementi che aiutano a eh, motivare il paziente e a eh, fargli comprendere effettivamente perché e come questa cosa avviene. Dopodiché eh, mi piace discutere di quella che è tendenzialmente l'infiammazione da alimenti. Eh, quando io visito le persone uso una tecnica, un palperulet, cioè una specie di eh, movimentazione eh, sulla pelle che non dovrebbe dare nessun effetto, non è uno scratch, non è un grattamento. E ehm, quando, quando si effettua questa cosa in una... Notevole percentuale di persone si genera un arrossamento diretto. Bene, quando ero un piccolo medico, quindi un giovane medico, dicevo, chiamavo che eh, quella cosa come una risposta istaminica. Nel mio immaginario avrei voluto costruire un pellometro, qualcosa per misurare eh, gli elementi infiammatori. Ehm in realtà questa cosa è avvenuta nel corso degli anni, oggi eh, le citochine infiammatorie eh, sono assolutamente misurabili, valutabili, eh, se penso a quando mi stavo specializzando qui a Milano dove era, eh, non esistevano gli ELISA, non esistevano, eh, riuscire a dosare eh, qualcosa come il BAF significava un giorno di preparazione del laboratorio per fare un prelievo, una misurazione, oggi eh, ci sono elementi per misurare BAF, PAF, metiglio eccetera che ci consentono di farlo in Modo estremamente rapido ed economico, quindi. Ma l'elemento cardinale è perché visto che non sei allergico alle mie dita, io ti tocco e si diventa rossi. Questa cosa aiuta già a capire, eh, intanto, l'origine di alcune patologie. Eh, perché se anche il solo tocco delle dita morbido, morbido non lo scratch importante. Può determinare arrossamento, significa che eh, una persona che ritiene di avere una crisi respiratoria, un'emicrania un importante o quello che sia, perché ha mangiato il gamberetto o il tonno in scatola, eh, o una fetta di salame o bevuto un pezzettino di vino col formaggio, in realtà non è detto che il vino, il gamberetto, il tonno siano il colpevole, quelli possono essere la goccia che fa traboccare il vaso. Un vaso che è pieno perché uno sta mangiando cappuccio e brioche, letto alla nordica, e eh, cornetto e, e cappuccio, eh, letto invece da, da, da Roma in giù, eh, mi litigano. E ogni volta che io chiamo l'uno l'altro, poi c'è qualcuno che alza la mano dicendo eh, si chiamano così, quindi uso tutte e due gli elementi. E, e però, questo tipo di eh, biscotto e latte al mattino eh, può determinare uno stato di infiammazione diffuso che rimane sotto soglia, ma in cui singoli alimenti scatenano delle risposte, che possono essere anche di tipo francamente allergologico, ma non legate a delle immunoglobulinee. Questo inizia a mettere in moto un meccanismo in cui dobbiamo renderci conto che l'aspetto nutrizionale può determinare esattamente questo stato di cose, cioè uno stato infiammatorio sottostante. E questo vale per gli alimenti. Per gli aspetti legati invece agli zuccheri, ehm, dobbiamo eh, capire molto bene questa cosa, perché è la base di quello che ci diremo poi in tutti gli aspetti sul declino cognitivo e sulla neurodegenerazione. Allora, ehm, noi abbiamo dei difetti nell'emoglobina glicata, perché? Perché in realtà se ne sta comoda dentro al globulo rosso, quindi ha un suo cappottino. Che, eh, che la difende, eh, perché entri dello zucchero ci vogliono l'apertura dei canali glut 4, quindi è indispensabile che ci sia una regolazione dell'ingresso degli zuccheri. Di fatto l'emoglobina glicata prende nota dei valori medi degli ultimi, delle ultime settimane, degli ultimi tre mesi. Se uno ha un picco di glicemia, l'emoglobina glicata non lo legge. Se uno si mangia 2 kg di pesche e 4 kg d'uva, l'emoglobina glicata non lo legge, eppure abbiamo un carico di fruttosi in quel momento potentissimo. Vediamolo perché questi picchi, eh, io ho immaginato, eh, facciamo un esempio: se noi abbiamo eh, 2, diciamo che una persona media possa avere 100 di glicemia, che ritengo già alta complessivamente. Però 100 di glicemia vuol dire che una persona media ha dentro nel suo organismo circolanti 2,5 grammi di glucosio. Nel momento in cui io, e qui il primo picco a sinistra, mi prendo un eh, caffè caldo con dentro due cucchiaini di saccarosio, quindi glucosio e fruttosio insieme, quindi 12 grammi di, io ho nel giro di 30 secondi, ho un picco, di sei volte il livello di glicemia che io ho in quel momento. Questa cosa che l'organismo ha imparato a gestire, a trasformare in grasso, a mettere come accumulo, quello che sia, ma quando raggiunge quei picchi in realtà determina tutti quei pallini rossi che vedete, sono, eh, vengono chiamati dalla scienza allarmine o glicotossine. Un esempio che è molto studiabile bene in laboratorio è la HMGB1, che è High Mobility eh, Group Box 1, ehm, che è presente anche nell'organismo umano, ma ripeto, è facilmente leggibile solo in laboratorio, mentre ha una volatilità di lettura enorme. Ma altre sostanze, come il metigliosale, abbreviato come MGO, sono elementi specifici di questo picco glicemico e della presenza di una tossicità glicemica. Vuol dire che radicali di fruttosio o di glucosio vanno a fondamentalmente a connettersi con delle strutture che sono il DNA, sono enzimi, eh, sono parti cellulari, eh, sono parti di, eh, di membrana di, di superficie della, ehm, della cellula stessa. Ehm, determinandone l'alterazione di funzione. Non è casuale che vengano chiamate allarmine o glicotossine, non vengono definite come eh, pacificatori mondiali, responsabili del benessere, eccetera. Sono elementi di tossicità legata a picchi zuccherini che si determinano. Il secondo picco è una persona che eh, mangia semplicemente una buona pasta solo col pomodoro in realtà ha un picco perché non c'è nessuna modulazione dell'aspetto dato ai grassi e alle proteine che, come ci ha insegnato la Harvard Medical School, dovrebbero essere gestite. Eh, L'assunzione di quattro pesche e di due bicchieri di barolo eh, in realtà determina un picco. Allora, quando noi abbiamo questi elementi, capiamo perché questi vanno specificamente a determinare degli effetti correlati al declino cognitivo e alla neurodegenerazione. Noi studiamo questi elementi da ormai la parte legata all'aglicazione. Abbiamo iniziato a lavorarci in maniera intensa intorno al 2015. Ehm, dal 2019 eh, c'è un'indicazione specifica: per cui le tre riviste più importanti del mondo, eh, tra le più importanti al mondo di diabetologia, quindi eh, Lancet, Endocrinology. Ehm, piuttosto che non acta diabetologica, piuttosto che non una Coca Review, hanno definito che emoglobina glicata e glicemia digiuno, utilissimi per seguire un diabete già diagnosticato, non sono per niente in grado di eh, seguire e definire invece una eh, situazione ehm, di tipo prediabetico, cioè individuare i danni da zuccheri. Questi, quelli legati ai pallini rossi, che sono invece precedenti e di cui la struttura neuronale è sensibilissima. Variabilità glicemica, questo è un lavoro uscito poche, da poche settimane eh, sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism in cui vengono analizzate le caratteristiche di mortalità da tutte le cause, tutte le cause in relazione alla emoglobina glicata. Nella mh, linea delle ascisse basse, quindi, vedete, minore del 6%, tra il 6 e il 9%. questa è la percentuale della emoglobina glicata che si può leggere. Bene. Questo, questo dato ci dice, in realtà se io ho, eh, cioè se il lavoro era fatto per capire quanto l'emoglobina glicata, quindi questo valore che è stato messo in discussione recentemente, fosse in possibile correlazione statistica, fosse in possibile correlazione statistica con la mortalità da tutte le cause, allora si è visto che in un 50-60% è vero che la emoglobina glicata corrisponde, quindi i primi due, il verde e l'azzurrino, occhio e croce, indipendentemente dal valore di emoglobina glicata che noi possiamo leggere, sono statisticamente correlate con la mortalità di tutte le cause. Invece quei Picchi arancioni sono legati alle persone che hanno una variabilità glicemica. Che cos'è la variabilità glicemica? Sono esattamente quei picchi in cui il rapporto con la emoglobina glicata diventa assolutamente non più significativo, non c'è una relazione. Sono eh, schegge impazzite, anche, attenzione, anche per valori di emoglobina glicata inferiori ai 6 quello che si può leggere. E eh, in particolare in questo uh, studio tra i 6, e 6, e 9, cioè sono i livelli tipici di attenzione, dove le persone in realtà misurano la propria emoglobina glicata, se sono corretti sul piano alimentare, a volte sono persone che hanno già avuto una diagnosi di attenzione, cautela, diabetica, in realtà abbiamo addirittura il raddoppio della mortalità perché le persone hanno una uh, oscillazione importante, questa variabilità glicemica, che sono quei picchi, eh, che abbiamo visto con i pallini rossi. Eh, non è casuale, eh, questo già dal 2005 eh, abbiamo su Clinical Biochemistry l'indicazione che eh, la, il metigliossale fosse un riflesso diretto delle fluttuazioni glicemiche, quindi di come fosse un indicatore, una di quelle sostanze insieme all'HMGB1 che determina un blocco a livello neurologico, eh, anche su mucchi di altri settori metabolici, eccetera. In più dal 2017, ma lo vedremo in dettaglio tra poco. Scopriamo che questa stessa glicazione, cioè gli elementi legati a questo tipo di tema, possono determinare sintomatologie allergiche, sintomatologie simile allergiche, sintomatologie infiammatorie nel 62% delle eh, situazioni di tipo clinico in cui non è palesemente chiaro quale sia la causa dell'infiammazione. Eccola qua. Lavoro pubblicato, pubblicato peraltro sul Journal of Allergy and Clinical Immunology. Eh, situazione in cui nel 38% delle reazioni allergiche, simili allergiche o infiammatorie, si ha una risposta eh, diretta, bionivoca. Io tocco eh, un pezzo di nichele e mi viene una reazione dermatitica. Io mangio una fragola e ho un'allergia igienica immediata, mi viene una reazione. Io respiro un polline e ho direttamente una reazione perché esiste un'allergia. Purtroppo, come sappiamo e come eh, Volterrani condivide con me l'esperienza di, eh, a volte le diagnosi allergologiche sono facili, immediate, dirette, sono quasi la conferma clinica di quello che ci racconta il paziente. A volte sono un'analisi eh, di ricerca alla Sherlock Holmes, cioè cercare di capire quali sia la multifattorialità che porta a questo tipo di meccanismo. Allora, eh, questo, questo elemento ci porta a pensare, questo è stato scritto proprio in un articolo, eh, il primo che vedete, che è quello di Smith, il secondo è quello di Smith, eh, firmato anche da Hugh Samson, che è una delle massime autorità mondiali nel campo della food allergy, in cui dire che il 62%, cioè quasi due su tre delle persone che si presentano con una componente simile allergica o allergica può avere l'agglicazione alle spalle di questo tipo di situazione. E lo stesso vale anche per il baf, ne abbiamo parlato poco fa, quindi come sostanza ehm, che originariamente è stata studiata come eh, aspetto di tipo infiammatorio, in realtà il baf ha una potente azione metabolica, cioè quello che i nostri eh, ultimi ehm, direi 10-12 anni di studio del nostro gruppo di ricerca ehm, ha definito rispetto alla Considerazione dell'infiammazione ci ha portato a leggere come infiammazione, glicazione, alimentazione siano legati e diventino operativamente una modalità specifica di interferenza. Ma non sulla ciccia o sulle maniglie dell'amore, chiaro? Ma su meccanismi di tipo biologico, biochimico che sono fondamentali per una lettura attenta e per una prevenzione che abbia delle basi logiche, scientifiche di ripetibilità. E qui, è un dato critico, tutte le... Eh, da fabbricatore, Ruggeri e Volterrani, eh, prima parlando, hanno detto l'importanza della nutrizione, ma perbacco, ma noi troviamo dietary and lifestyle interventions come eh, indicatori nei primi posti degli interventi terapeutici, delle linee guida internazionali, praticamente in tutte le patologie croniche e anche in gran parte delle patologie acute. Dopodiché.. Se una persona, cioè siamo qui a parlare all'interno di un master di secondo livello in nutrizione applicata alla psico immunologia ma i medici arrivano alla fine del loro percorso, ad esempio, senza un esame 1 di nutrizione superato. Che non è detto che sia la nutrizione più evoluta, ma almeno le basi, capire quanti diavoli e quantità di proteine ci sono dentro ad un, ad un uovo, piuttosto che ad una bistecca, piuttosto che a una leguminosa, eh, per poter aiutare i propri pazienti a fare delle scelte concrete e pratiche. Bene, per fortuna ci si evolve anche questo master ne è la prova, cioè cercare di ehm, formare, di costruire delle situazioni positive da questo punto di vista su cui possono scegliersi. Delle indicazioni personalizzate. Sono un amante degli zuccheri, vengo da una familiarità in cui abbiamo eh, diabete, obesità, cardiopatia, ipertensione nei quattro nonni, due genitori, un fratello. Cioè, è facile pensare, io lo sapevo fin da quando ero piccolo, che probabilmente avevo una genetica di questo tipo. Nonostante questo, una eliminazione assoluta. Di zuccheri e zuccheri nascosti che sono molto più difficili da conoscere, in realtà è controproducente, blocca l'aderenza terapeutica perché persone ci saranno che riescono a darti una risposta di eh, attenzione agli zuccheri per 10-15 giorni, eh, stando magari meglio. E poi, a un certo punto, in virtù del, di un sapore di un biscotto alla vaniglia, piuttosto che della visione di un gelato in una vetrina, improvvisamente questa cosa si trasforma in una rottura completa di qualsiasi schema e di una esagerata situazione di risposta e di reintroduzione degli zuccheri. Abbiamo un ormone, l'NPY, che ci fa cercare di zuccheri, che fin dal paleolitico ci ha stimolato a cercarli per migliorare l'apporto calorico in condizioni di starvation, in condizioni di assenza alimentare. Bene, eh, questa situazione vuol dire che è giusto che li mangiamo. Non li dobbiamo mangiare in maniera sistematica come oggi, dove farò degli esempi pratici e molto precisi tra poco per capire di che cosa stiamo parlando. E perché cosa c'entra la la glicazione con l'Alzheimer, col Parkinson, col declino cognitivo. Allora, qui devo farvi una premessa e vi racconto come si pesca col bolentino. Cos'è il bolentino? Il bolentino è un rotolo di nylon, al fondo c'è un amo, anziché avere la canna da pesca, tu prendi, vai fuori con la barca, metti un'esca un sull'amo, sul c'è un peso. Lanci questo, si srotola benissimo tutto, scende magari a 90, 100, 110 metri di profondità su una secca e poi tu stai lì col dito, col, senti, hai una specie di dialogo a distanza con il pesce che ti prende in giro da un colpetto, eccetera. Tutto quanto. Quando ritieni che non ci sia più esca, piuttosto che non ritieni che tu stia raccogliendo il pesce che hai pescato, raccogli il bolentino. Significa 100 metri di filo di nylon che vengono messi. Sul fondo della barchetta, sopra i tuoi piedi, perché sei lì. Allora normalmente, se tu sei immobile, non c'è una bava di vento, la barca non si muove, eccetera, tutto quanto, quando ributti giù il filo, esattamente come si è depositato, si srotola e torna a valle. Ma se tu starnutisci, se la barca si muove, se un altro compagno della barca uh, si, si gli cade il cappellino esattamente sui, sui fili del tuo bolentino. Spesso le giornate di pesca, me le ricordo ancora da, da, da ragazzo, finivano con nugoli di bolentino completamente incastrato, fili che non riuscivi a districare, tu perdevi due ore, due ore e mezza a cercare di districarli. È esattamente quello che succede a livello dei grovigli e del deposito di amiloide. Grovigli di neurofibrille, perché avviene? Perché sostanze come l'HMGB1 o il metiglio sale, che vedete in questa bellissima diapositiva eh, tratta da un lavoro di Podel pubblicato su CELS nel 2020, in realtà eh, effettivamente generano con questi radicali di glucosio o di fruttosio che si appiccicano norm normalmente o alla lisina o alla metionina a livello di proteine, ma vanno direttamente su strutture del DNA, vanno direttamente ad attivare l'NFKB con tutta una serie di risposte infiammatorie. E leggete a destra quello che di fatto succede: quindi la, ehm, la fosforilazione della proteina Tau. Eh, la eh, disfunzione sinaptica, l'attivazione neuroinfiammatoria degli astrociti della glia che, che, che sta intorno, la degenerazione neuronale ma soprattutto e qui proprio per chi ragiona sull'amiloide eh, quando parla di Alzheimer o sulla eh, riduzione della funzione di certi tipi di eh, centri nervosi nel Parkinson in realtà la immagine del bolentino è quella che ci colpisce si creano grovigli specifici che impediscono la funzione neurologica e portano al declino cognitivo. Causa, con causa, perché non vogliamo essere così precisi, ublicazione, quei picchi che abbiamo visto. Non uno, perché siamo in grado di adattarci. Da immunologo posso dire che eh, mi è sempre piaciuto il concetto di immunologia perché vuol dire che il sistema immunitario è fatto per adattarsi alle circostanze esterne, ma qui parliamo di una situazione che goccia dopo goccia determina una situazione di alterazione della funzione. Noi abbiamo lo zucchero, questa è una canna d'acqua che arriva che porta lo zucchero. Noi abbiamo un secchio equivalente che sta funzionando bene. Se riusciamo a mantenere questo secchio eh, attivo che consumiamo nel corso della giornata, tutto molto bene. Il signore è un po' inviperito lì sulla destra della diapositiva, invece è un signore che ha dei valori di albumina glicata, che è l'acqua in cui lui sta immergendo le gambe e che cerca di aggottare, di buttare fuori che sono l'eccesso di carboidrati, di zuccheri e di zuccheri nascosti che ha mangiato nel corso di settimane o mesi precedenti e il metillio sale, quello spruzzo lì sopra il tappo della barca che è legato più legato direi alla, alla situazione degli ultimi, degli ultimi periodi, degli ultimi giorni eh, ed è un indicatore però di una sensibilità alterata agli zuccheri. Quindi noi abbiamo anche una diversa modalità di lettura: quell'acqua piatta in mezzo alla barca e l'acqua che sprizza invece dal fondo sono la lettura di, delle due modalità temporali, delle citochine che noi andiamo a leggere e dei valori di glicazione. Quindi, metilvio sale da un lato, lo spruzzo d'acqua e albumina glicata. Dall'altra, quindi iniziamo ad avere degli elementi che ci consentono di capire al di là dell'emoglobina glicata e della glicemia delle funzioni legate alla glicazione che già abbiamo visto solo in questo giro di ispezione iniziale essere determinanti, anche perché. Eh, leggiamo, io adesso non sto a discutere anche perché stiamo parlando di neurodegenerazione. Ma se pensiamo alla steatosi epatica, alla Neffold, ehm, il fegato grasso non lo considera quasi nessuno, eh, quasi con, perché, perché non c'è il farmaco antifegato grasso per ora. Ma ehm, a parte che ci sono già una serie di studi in fase 3 che stanno per completarsi, da questo punto di vista, ma per darvi un'idea, ehm, una. Steatosi epatica importante è presente nel 24,9% dei eh, fanciulli, tra virgolette, fino ai 25 anni statunitensi. Eh? Eh, in Italia questa cosa dice, eh, ma perché loro sono americani. No, noi abbiamo eh, fino ai 18 anni, invece, non raggiungiamo il 25%, ma un buon 19%, cioè quasi il 20% dei nostri ragazzi ha questo tipo di patologia. Un lavoro bellissimo pubblicato sul JAMA due anni fa ci dice che otto settimane di controllo, non di eliminazione degli zuccheri eh, che rappresentavano circa il 56% dell'alimentazione di questi ragazzi consente un ritorno delle transaminasi a livello quasi normale e una riduzione del 75-80% dei livelli di steatosi epatica. Cioè stiamo iniziando a trasferire una conoscenza. Ehm, tecnica in una applicazione pratica. Ho citato solo questo, potrei andare avanti eh, su questo, fa parte del, del nostro lavoro di ricerca e quindi gli aspetti nutrizionali, anche pratici, eh, che si possono eh, discutere sono sicuramente eh, importanti. Il nostro gruppo di ricerca, è un, siamo una, una struttura piccolina, però eh, medici, eh, biologi, eh, informatici, perché la, lo studio di questa cosa si lega al fatto che c'è una combinazione di conoscenza, diagnosi e intervento clinico, siamo eh, è una, una, un gruppo di ricerca, un'azienda registrata all'EMA e, e, e si stiamo occupando da sempre di questo tipo di eh, ricerca, quindi di esami operativi con una base scientifica decisamente importante. Questo è, è perché lo cito, lo cito, perché intanto è uno dei nostri lavori interessanti, ehm, ed è lo studio sul diabete gestazionale, che è un paradigma di fortissimo impatto. Perché? beh, Tutti noi sappiamo, dovremmo sapere che il diabete gestazionale. È legato alla gravidanza, tra intorno alla venticinquesima settimana, persone del tutto normali, cioè emoglobina glicata a posto, glicemia di digiuno a posto, fanno un carico di 75 grammi di eh, glucosio e la risposta è quella prettamente diabetica. Cioè vuol dire che quella persona che secondo i criteri normali di diagnosi sarebbe normale, in realtà normale non è. Tant'è che da quel momento va seguita una dieta, se non addirittura un trattamento di tipo insulinico di supporto per poter portare a termine la gravidanza in maniera adeguata. Bene, in questo studio che abbiamo pubblicato su Nutrients, eh, è un lavoro fatto nel 2019, eh, in realtà definiamo come il metilgliossale sia assolutamente correlato a tutti gli aspetti, quindi diventa un early detector, quindi riusciamo ad andare a rileggere i danni da zucchero prima che questi si manifestino. Questo è fondamentale, significa avere la possibilità di individuare, capire e quindi far diventare delle scelte alimentari concretamente strumento di salute. Ma questo vale, questo qui è un lavoro che abbiamo fatto con l'Imperial College eh, e, e che ci ha dato degli, degli elementi di, di forte importanza. Era, eh, però per capire anche come inizia, è stato il primo relatore, eh, l'opening lecture di Inflammation at the Key to Vascular Dysfunction. Perché? Perché abbiamo documentato e pubblicato su Pregnancy Hypertension il fatto che, ehm, il fatto che la ehm, componente di lettura del BAF, quindi di un'infiammazione che a quel punto noi credevamo ancora, eh, iniziavamo ad avere qualche percezione eh, di tipo soprattutto infiammatorio, in realtà è anche metabolico, e il BAF che si alza nel primo trimestre di gravidanza, Esattamente come il metilio sale per il diabete, il BAF è predittivo della preclampsia gravidica, cioè dell'ipertensione gravidica che si sviluppa nel terzo trimestre di gravidanza. Significa iniziare ad avere delle chiavi di lettura di come l'alimentazione stia determinando delle interferenze importanti, dando dei segnali che noi possiamo leggere, possiamo soprattutto misurare. E lo stesso mi piacerebbe dare questo tipo di riferimento anche rispetto al Covid, è promesso che avremmo toccato anche questo tema all'interno, e ehm, nel 2020, intorno a tre mesi di ottobre e dicembre 2020, sono usciti eh, tre lavori eh, importantissimi, uno su Cell e l'altro su Lancet, di cui ho creato una sintesi grafica. Um, quella uh, a sinistra la proteina Spike uh, con, e l'altro il recettore AC2. Bene, um, l'AC2 recepisce la proteina Spike solo se sia la, eh, il recettore sia la proteina sono glicati, cioè c'è una certa percentuale di glicazione. In assenza di glicazione o di glicosilazione elevata, la differenza è che la glicosilazione è enzimatica, eh, quindi legata a dei particolari tipi di meccanismo eh, metabolico dell'organismo, la glicazione non è enzimatica ed è legata alle concentrazioni di zuccheri che si eh, trovano circolanti all'interno dell'organismo. Quei famosi picchi con i pallini rossi che abbiamo descritto all'inizio. Allora, in quel caso, vedete che, non essendoci zuzzuzzuz, sono zuccheri all'interno del tutto, in realtà. Uh, il uh, recettore non recepisce il SARS-CoV-2 che se ne sta fuori questo tra l'altro è una considerazione generale sulle eh, nazioni eh, che, che, e sul perché di questa epidemia eh, pandemia globale eh, che in realtà mh, ha, ha colpito in maniera enormemente più intensa le nazioni ad alto livello di diabete prediabete e obesità, Stati Uniti Cina, India ad esempio in cui questa cosa si è sviluppata in modo determinante e drammatico. E lo stesso però vale anche nella presenza degli anticorpi, cioè noi sappiamo che se stiamo vaccinati eh, o guariti, abbiamo degli anticorpi, B, eh, de Y, IgG e IgM, che devono andare sulla proteina, quando fanno il loro mestiere giusto determinano la rottura, ovviamente lo scoppio del, eh, del virus, comunque l'inattivazione virale. In realtà se la proteina spike si glica in modo estremamente importante, quindi si copre di zuccherini, eh, l'anticorpo fa fatica a agire. È, è fondamentale perché questa cosa, eh, adesso che tutti stanno parlando di eh, funzionalità, ma del calo dell'efficacia e tutta questa serie di cose, in realtà è scritta non su sulla Gazzetta dello Sport, con tutto il rispetto per lo sport ehm, dell'edizione regionale di qualche tempo fa. È scritta su Cell nel eh, ottobre-novembre del 2020, in piena pandemia, c'è chi dice in maniera documentata e precisa che gli anticorpi funzioneranno se sapremo tenere a bada la glicazione. Vigliacca se qualcuno a livello pubblicitario, comunicativo piuttosto che altro di questa cosa parla. È un tema di un forte impatto e che merita un'attenzione estrema. Anche perché se andiamo a ragionare sul piano evoluzionistico, il eh, virus ha come unico compito quello della replicazione, replicazione, replicazione. Ed è importante capire che si stia creando delle nicchie di funzionamento. Questo è il dato pubblicato su Lancet Diabetes and Endocrinology, in cui si vede che uno dei massimi, eh, uno dei luoghi in cui l'AC2 è concentrato sono, guarda un po', le cellule beta pancreatiche. La, eh, il virus attraverso la proteina spike va ad inserirsi nelle cellule beta pancreatiche e ne determina l'alterazione funzionale se non la distruzione. Significa che non solo ti attacco, ma dopodiché vado a crearmi una nicchia distributiva, perché se io ti genero come eh, persona diabetica con delle alterazioni, intanto mi mantengo la possibilità che tu vada in giro eh, e continui a mantenere e non riesca a combattere il virus internamente, ma lo distribuisci. E inoltre creo una nicchia biologica di protezione della replicazione virale all'interno. Da un punto di vista evoluzionistico, spiega perché. Questa pandemia in questo momento in cui oltre il 60%-65% della popolazione mondiale è diabetico, prediabetico, obeso, sovrappeso, che è un tema di fortissimo impatto conoscitivo. Allora, eh, questa parte è una parte che obbliga delle considerazioni generali che andremo a fare e che trasferiamo. Perché? Perché ehm, molti, molti di questi dati sono, sono nati proprio dalla conoscenza del, del Covid. Quella diapositiva di Podel pubblicata su Sales. Um, ancora anche lei nel 2020, legata alla neurodegenerazione, è proprio nata nel post nella lettura del post-covid. Il fatto che il, eh, io oggi praticamente, da marzo 2020 ad oggi, non faccio che vedere post-covid e long-covid, persone che hanno avuto delle problematiche in cui ormai ho imparato come agire, controllo feroce per un certo periodo dell'aglicazione, cioè importante, ben determinato e sempre personalizzato. Utilizzo di alcune sostanze che vanno a lavorare a livello mitocondriale, tipo il coenzima Q10, utilizzo della palmitoiletanolammide, di alcune sostanze come il cromo, come l'inositolo, che mi aiutano a risolvere in termini di giorni e non di mesi gli elementi stanchezza. Perché? Perché vado a capirne eh, che la realtà immunologica del Covid è conosciuta e c'è questo aspetto correlato con la parte glicante che è determinante e può bastare un glicotest di percezione per sapere come muoversi dal punto di vista della nutrizione personalizzata. Allora. Um, questo, questo è di, di forte, di fortissimo impatto, perché eh, significa conoscere anche all'interno di una situazione nuova e capire come muoversi per trasformare un aspetto nutrizionale e conoscitivo in qualcosa di pratico e di concreto. Esattamente questo, quello che abbiamo visto precedentemente, che ovviamente non vi ripeto, ma se noi riusciamo a bloccare questo tipo di logica, eh, cioè quindi l'interferenza sulla... Quando sentiamo le persone col brain fog dopo 12 mesi e dopo 18 mesi dal COVID, anche asintomatico, fatto stiamo agendo qua, dobbiamo andare ad agire qua, ma è come diceva fondamentalmente Ruggeri: riesce difficile riuscire a togliere il cornetto del mattino. Allora, se noi anziché toglierlo, glielo facciamo mangiare due volte alla settimana in maniera anzi più buono, più simpatico e piacevole, ma riusciamo a controllarlo, già facciamo qualche elemento di passaggio importante, perché misurare è meglio che supporre. Questo è uno degli elementi di fondo del nostro gruppo di ricerca di cui sono onorato di, di far parte. Ed è proprio l'elemento tale per cui poi la supposizione, l'interpretazione dei dati eccetera è basilare, però se si parte da eh, ti fa bene la roba rossa o ti fa bene la roba verde o ti fa roba la roba gialla, eh, senza un dato clinico analitico che possa confermare su base scientifica questo ci rientra nella componente, Grazie, ho una moglie sanissima e santa che mi sta portando un caffè e quindi io, io lo bevo. Voi che siete senza, eh, senza telecamera potete tranquillamente farlo di nascosto. Allora, la misurazione è l'elemento cardinale eh, per questo eh, tipo di valutazione. È il motivo per cui. Nel nostro gruppo andiamo a lavorare su in questo momento almeno, su almeno quattro tra le sostanze infiammatorie o eh, che, che, che danno indicazione, come il BAF di cui abbiamo già parlato, il PAF, il platelet activating factor, tra l'altro coinvolto con tutti gli aspetti coagulativi, l'albumina glicata, che non è l'emoglobina glicata. L'albumina glicata se ne sta fuori, non è nel globulo rosso, quindi recepisce immediatamente il fruttosio, recepisce immediatamente gli aspetti legati. Al picco glicemico e poi metil che fin dal 2005 è nota, questa cosa, ma nessuno l'ha mai utilizzata. A volte ricercatori lo sappiamo, fanno delle ricerche specifiche su qualche cosa e poi non sanno che farsene. Una delle cose che aiuta moltissimo il nostro gruppo di ricerca e di lavoro è che siamo contemporaneamente scienziati, ricercatori, laboratoristi e clinici. Quindi è come se eh, continuassimo a verificare nella quotidianità quello che stiamo pensando sul piano della ricerca e poi che eh, nei limiti del possibile, infatti eh, lo facciamo, però ci finanziamo da soli la ricerca, eh, che è un costo eh, importante, enorme, ma ci sta dando sempre di più contributi possibili di evoluzione e di conoscenza. Eh, qui faccio riferimento semplicemente al, al dato per cui eh, anche in Italia, se noi pensiamo ai prediabetici italiani, ehm, questo non è un dato mio, è dell'Associazione Medici Diabetologi del 2019, parliamo comunque di un 16-17% di prediabetici, cioè gente con danni da zucchero già esistenti. Del 16-17% di diabetici sopra i 65 anni. Eh, noi in Italia tutto sommato ce la caviamo bene perché tra diabetici e prediabetici eh, siamo intorno al 35-40% della popolazione. In eh, se ci mettiamo dentro anche gli obesi e i paffuti, raggiungiamo anche noi i 60-70. Ma ci sono stati come la Cina, in cui il prediabete eh, è presente quasi nel 50% della popolazione, hanno smesso di eh, camminare, muoversi, mangiano solo carboidrati e questo raffinati. E si arriva a situazioni drammatiche, ci devono far ragionare sulla evoluzione storica. Questo non è solo un problema perché noi parliamo di neurodegenerazione, ci viene in mente certo tutti i meccanismi biochimici, biologici dell'Alzheimer, dell ma l'elemento cardinale su cui dobbiamo fare riferimento è che anche il benessere globale è il punto di riferimento notevole. Allora io cito qua una battuta di Woody Allen, che è abbastanza caruccia, che probabilmente tutti conosciamo in cui a un certo punto in uno dei suoi film dice non smetterò mai di fumare perché guadagnerò forse una settimana di vita e sicuramente in quella settimana pioverà. Ecco. Allora, ed è, teniamola presente perché quando io dico, non io, ma lo European Heart Journal, fin dal 2008 dice che nella classe di età fra i eh, 50 e i 60 anni, Capire che si sta, cioè intercettare la predisposizione genetica e le possibili cause di un sviluppo di diabete prossimo, cioè il prediabete, aumenta di 8-13 anni la lunghezza vitale in buona salute, quindi non infilzato in un letto con una flebo eh, e molto rincitrullito di testa, ma con una situazione decisamente positiva. Questo dato, 8-13 anni, si trasforma dalla categoria eh, 60-70 in 5-9, eh, nella categoria 70-80 sono 3-7, eh, si cresce. E eh, non è l'unica eh, rivista che ne parla. Diabetes UK eh, parla di circa nove anni di buona salute, ehm, sempre per la stessa fascia di età. Il JAMA parla di dieci, cioè siamo nell'ordine di grandezza. Adesso riprendo la battuta su Woody Allen, non pioverà per forza per dieci anni continuativi. Ci sarà una situazione in cui, per carità, ci sarà anche qualche giorno di pioggia, ma dieci anni, nove anni sono una vita in più, sono degli spazi in cui noi la scelta di poter non mangiare per forza eh, solo zuccheri dalla mattina alla sera, ci cambia radicalmente la possibilità di questo, cioè di una valutazione, di uno sguardo sereno sul futuro. Eh, perché? Eh, e in più, se, questo lo dico da ricercatore, eh, se l'infiammazione da alimenti è un elemento noto dal 2007, eh, quindi i primi studi fatti da, eh, proprio tra l'altro sulla celiachia, cioè c'era un ricercatore italiano, Fabris, che ha impostato una ricerca sul BAF, sul B-Cell Activating Factor, eh, in risposta al glutine. Ha detto, per BAF abbiamo trovato un bel biomarcatore della celiachia andiamo avanti poi scopre che in realtà questa cosa viene anche per il latte o per altri alimenti e lasciali tutto guardava solo in una direzione. Eh, in realtà Lid nel 2010 dice "Ma quelli che dicono di eh, avere eh, dei fenomeni di eh, ancora chiamandole ai tempi intolleranze alimentari eh, oggi termine a scientifico e da bandire dal nostro vocabolario se non per la, per la eh, intolleranza al glutine di tipo celiaco e per quella biochimica al lattosio in realtà dice la gente che crede di avere delle reazioni al cibo eh, poi prende degli antinfiammatori quando c'è del male al cibo allora fa un lavoro bello molto preciso in cui evidenzia che il BAF cresce nelle persone che hanno sintomi effettivi nella somministrazione in cieco del cibo responsabile Uh, il buff cresce sia a livello intestinale che uh, a, livello, um, a livello plasmatico. Quindi, lettura importante, infiammazione d'alimenti, errato bilanciamento dei nutrienti da ogni pasto. Nel 2011 la Harvard Medical School definisce come uh, costruire ogni singolo pasto, inclusa la prima colazione. In modo tale da avere un bilanciamento di carboidrati, proteine e frutta e verdura e che controlli l'infiammazione. E poi nel 2017, l'abbiamo già visto, la definizione scientifica degli effetti dell'aglicazione sui processi infiammatori. È un tutt'uno, è un insieme di queste cose su cui però noi possiamo andare efficacemente ad agire. Tema dell'infiammazione da cibo. Ho conosciuto anche recentemente eh, responsabili della sanità pubblica che dicono: ma l'infiammazione da cibo non è nosograficamente definita. E uno dice: Guarda, eh, su riviste peer reviewed, quindi su PubMed, ci sono in questo momento circa 38.000 studi complessivi relativi al tema della food inflammation. Ce ne sono eh, e sono in continua crescita. Ogni volta che presento questa diapositiva, devo aggiornare. Perché diciamo che ogni mese ci sono eh, una cinquantina di studi in più sul Dietary Inflammatory Index, e eh, che quindi è un indice di correlazione eh, visiva ehm, del tipo di possibile infiammazione che emerge dal cibo? Eh, mentre noi lavoriamo in questo momento su un'infiammazione misurata analiticamente, ehm, e eh, crescono anche gli studi complessivi relativi al tema della food inflammation, della food related inflammation e così via. Quindi, e qui è fondamentale soprattutto dirci che è superato questo concetto di cibo nemico, cioè non c'è un cibo cattivo. Um, noi dobbiamo, e questa è l'indicazione, e riprendo le indicazioni anche delle colleghe che hanno parlato prima di me. Eh, proprio sulla eh, modalità con cui questo corso si sviluppa, questo, eh, questo master, ed è eh, di creare variabilità alimentare. La dieta deve essere variata, completa e ricca. E io aggiungo, e questo è in accordo con le linee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità, detto e ridetto più volte, io aggiungo, deve essere anche... Buona, piacevole e gustosa perché il cibo è buono e fa parte della relazione e della compagnia che uno può costruire nella propria relazione vitale. Ecco, questo tema è soprattutto per abbandonare paradigmi scientifici: nel senso che la conoscenza va approfondita. Questo è il mio ultimo libro, pubblicato anche negli Stati Uniti eh, con Food Intolerances are a Myth, in cui eh, si esce da questo concetto di intolleranza alimentare come cibo nemico. Non lo è perché, eh, lo vedremo tra poco, eh, dipende tutto dalla modalità con cui mangiamo ripetitivamente certi tipi di alimenti. Allora, questo aspetto è di fondamentale rilevanza, perché esiste invece una connessione e eh, il fatto di riconoscere nel nostro paziente che la connessione esiste tra quello che mangiano e il modo in cui stanno male, ma che questo non è un'allergia di tipo IgE mediata che obbliga in alcuni casi ormai non più sempre ad una eliminazione dell'alimento. Parliamo di una eh, modulazione. Se noi avessimo anticorpi contro gli alimenti saremmo probabilmente estinti da qualche centinaio di migliaia di anni. Noi abbiamo anticorpi di modulazione della relazione con gli alimenti. Mi piace sempre pensare al cibo come l'energia del sole che entra nella terra, nelle piante, e negli animali e diventa la nostra energia. Quindi noi creiamo una... Eh, Disentanglement, come dire, del, eh, del, dell'alimento per riuscire a recuperare i fotoni del sole e farli diventare il nostro ATP è, è basilare è fondamentale. Questa cosa e l'attività fisica. Questo è un altro libro che può costituire un'ottima base di lavoro, eh, perché vale per tutti. È scritto da Cappelletti e da mia figlia Michela Speciani, due medici che stanno operando anche loro, eh, come tutto il nostro gruppo di ricerca in questo ambito e eh, inserendo in modo sinergico sia la parte alimentare che la parte dell'attività fisica su una logica evidence-based, che rimane l'elemento cardinale per poterci muovere. E proprio per questo, proprio perché le intolleranze alimentari non esistono, come eh, io stesso, 43-44 anni fa, parlavo di intolleranze alimentari, ma secondo un concetto di rottura di tolleranza. Poi man mano il concetto di intolleranza alimentare è diventato una diagnosi fatta eh, dalla cartomante eh, alla sera eh, su Ponte Vecchio a Firenze, che ti dice, eh, o dal mago, che ti, o dalla persona che ti guarda negli occhi, e ti dice, mm, sarai intollerante al glutine. Allora, questa cosa in più devi eliminare, che porta dei rischi, vediamo poi quali possono essere, però c'è questo cambio di paradigma potente dal singolo alimento, quindi come se fosse una valutazione eh, geocentrica, eh. la rivoluzione copernicana ci ha aiutato a capire che in realtà eh, l'universo è fatto in modo diverso, noi Terra siamo all'esterno, ma questa è la vera rivoluzione copernicana, non è il singolo alimento che fa male, ma la modalità di assunzione. E questo voglio darvi, e questa è una delle cose che spiego, eh, io lo chiamo il rapporto tra cinesi ed europei. Um, in Mitteleuropa la eh, relazione con, eh, per la malattia di Crohn, e per la colite ulcerativa, soprattutto per il Crohn, è legata a glutine sostanze fermentate, quindi i lieviti e a beta-lattoglobulina e caseina, quindi al latte fondamentalmente al gruppo dei dairy products, cioè tutti i prodotti correlati con. Bene, la stessa malattia in Cina o oh, stessa stessa, nel senso stesso Crohn, stessi esami, stesse biopsie, stesse cose, eccetera, ha una correlazione di tipo alimentare con il riso Soia e mais. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che non è colpa né del glutine, noi abituati storicamente a vedere eh, questo farmaco determina questo effetto. No, qui non è il cibo, ma è la modalità ripetitiva che va. Contro quello che è un bisogno evoluzionistico dell'uomo, che è quello di nutrirsi in modo variato per avere il massimo del beneficio da tutte le sostanze. Dobbiamo ottimizzare l'utilizzazione dei nostri fotoni. Bene, questo vale sia a livello del declino cognitivo che dello stato di benessere. Per cui il rapporto è che noi non dobbiamo, il rischio qual è? Che una persona definisca un cibo nemico e, mentre sta mangiando in modo europeo, eh, si mette a mangiare riso, soia. Bene tempo sei mesi, otto o tre o uno, in realtà si ricreano gli stessi problemi che magari sono parzialmente guariti in una fase iniziale, eh, in modo tale che uno praticamente da europeino diventa un cinesino, oppure al rovescio il cinesino diventa un europeino. Va tolta questa dimensione, dobbiamo imparare a mangiare in modo vario e eh, ricreare un rapporto fisiologico con la propria alimentazione per riuscire a ridurre quella stessa infiammazione che contribuisce in modo potente anche al declino cognitivo. Quindi è passare dal cosa al come. Anche in una situazione di questo tipo, che è un pasto non necessariamente per forza sano, ma è una giornata alimentare con eh, cornetti, insalata solo a pranzo, eh, quindi c'è un, un eccesso carboidratico notevole, la pizza alla cena, in realtà questa cosa ce la possiamo concedere in, in una serie di momenti. Il problema vero è quando diventa così, quando viene ripetuto questo tipo di modalità alimentare in modo sistematico, perché questo determina un problema che va sicuramente visto. È la stessa cosa che noi quando facciamo i test di valutazione andiamo a misurare le IgG alimento specifiche, che come documentato dal Ministero della Salute, come documentato dalla scienza, non sono indicatori di allergia, ma sono indicatori di un consumo ripetuto e quindi in modo, qui ci sono gli studi di Finkelmann, di Kang eccetera, non è questo l'oggetto della giornata di oggi ehm, però questo è quello che viene detto, questo è un tipico profilo italiano eh, in cui uno dice guarda tu stai mangiando in modo ripetitivo eh, o eccessivo individualmente latte, glutine e lieviti, proprio classico tipico profilo da italiano medio, anche se poi ci sono un mucchio di variazioni possibili per impostare correttamente un'azione e lo stesso vale quando, l'abbiamo già vista questa, ma è il Richiamo alla parte da alimenti o da zuccheri che devono integrarsi in un contesto generale. Questi sono i risultati del glicotest, oltre a quelli genetici che vengono forniti e che danno indicazione della predisposizione diabetica, in cui albumina glicata e metigliossale, in questo caso sono alti. Questa è una persona che ha 96 di glicemia l'emoglobina glicata 5,8, ma è evidente che abbia delle fluttuazioni glic glicemiche, quindi ha dei picchi, quindi ha potenzialmente, lo dice anche il valore di metilgliossale, quelle indicazioni di oscillazione, di fluttuazione glicemica che caratterizzano un aumento della mortalità da tutte le cause, perché tutti gli elementi di tipo biologico, biochimico, metabolico sono correlati con questo tipo di indicazione. E qui... Eh, vado più specificamente su alcuni aspetti che correlano il rapporto tra nutrizione e sistema nervoso, cioè, vediamo come questa cosa si, si estrinseca in pratica. Questo è Egger, che, tra l'altro, è uno dei. Questo eh, che è un lavoro fatto all'Hospital for Sick Children, è quello che viene eh, supportato dal, eh, da tutti i diritti d'autore che derivano da Peter Pan. Eh, L'autore non, non aveva figli, e quindi ha tutto donato al, all'Hospital for Sick Children. Questo è stato pubblicato ancora nell'89, sul Journal of Pediatrics, in cui eh, riuscire a. Cambiare, allora si parlava ancora di dieta oligoantigenica, non esiste la dieta oligoantigenica, esiste una dieta diversa: cioè, se io sto mangiando pane e formaggio tutti i giorni, se mangio riso e soia, non è oligoantigenica, anzi, il riso ha molti più antigeni del frumento, ma è diverso. E però una dieta diversa poteva contribuire a ridurre sia il mal di testa che eh, le sindromi cliniche di tipo epilettico aurato, quindi dove esistono degli aspetti infiammatori precedenti. La dieta non fa nulla su un'epilessia jacksoniana classica, la cicatrice nel cervello, ma su tutte le forme di irritazione encefalica che possono avere una concomitanza, sintomi orali, premonitori, eccetera, lì c'è l'infiammazione che cresce e quindi lì si può andare ad agire. Richiamo anche in questo il perché nella epilessia refrattaria al trattamento la dieta chetogenica vera, la dieta chetogenica va misurata, va fatta individualmente, non può essere, eh, tra virgolette, acquistata in farmacia buona per tutti. C'è un concetto di... lì ehm, di, di sono diete a ridotti carboidrati con un aumento proteico e gestite in maniera... Eh, come dire standardizzata la dieta chetogenica va individualizzata in maniera precisa con conteggi eccetera però sappiamo che guarda caso un controllo della parte zuccherina può portare ad un eh, controllo effettivo, efficace di forme epilettogene, epilettiche assolutamente non controllabili e qui andiamo dalla eh, questo io, mi, mi piace citare eh, questo lavoro nel 2001, oggi eh, tutti parlano di eh, non celiac gluten sensitivity, siamo nel 2021 nel 2021 ricordiamoci che i primi contrastati documenti di riferimento sulla non celiac gluten sensitivi, cioè sulla sensibilità al glutine non celiaca risalgono al 2010 e tuttora c'è chi cerca di negarla dal punto di vista pratico. Questo è un lavoro fatto con delle valutazioni in risonanza magnetica, in cui ancora nel 2001, quando, eh, quando era eh, oltraggio alla scienza parlare di una modalità che non fosse l'allergia specifica al... Al, al grano, eh, al frumento, oppure la celiachia. Queste situazioni di tipo infiammatorio sembravano un attentato alla scienza, Volterrane mi capirà sicuramente da questo punto di vista. In realtà eh, Neurology, cioè una delle più importanti riviste mondiali del mondo in ambito neurologico, descrive questa situazione con specifiche reazioni di tipo eh, emicranico all'assunzione del glutine con variazioni rilevabili anche alla risonanza magnetica. Io C'è un articolo a Caruccio che scrissi allora e che ogni tanto riaggiorno, che compare su Eurosalus, si chiama Quando il mal di testa dipende da un panino, ehm, che è comunque un'apertura a leggere come l'interferenza sul tessuto neuronale ci possa essere. E lo stesso vale dal, 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 dall'encefalo alla, alla colite, dove abbiamo degli elementi specifici, ricordandoci che ci sono riviste, anche recenti, Plus One, ehm, controllo degli effetti depressivi mirato sugli zuccheri, perché cambia la modalità di utilizzazione dei nostri fotoni che prendiamo dal Sole. Eh, e quando una persona è eh, senza forza e sen senza energia, è facile eh, arrivare a, a dire che forse c'era stato prima o forse si genera dopo dei fenomeni di tipo depressivo, che sono tutti dei correlati importanti anche del delino cognitivo. Eh, ci sono interi libri che spiegano come eh, fenomeni di obesità, di alterazione eh, si, legata al sovrappeso intervengono esattamente su questa situazione di gestione dell'infiammazione, dello stress ossidativo, della eh, perdita ormonale e così via. Quindi eh, gli elementi legati a aspetti correlati agli zuccheri ci sono, ma mettiamo in mano allo psicologo, al medico, al nutrizionista, semplicemente questo aspetto. Cioè che se noi ci mangiamo e siamo sensibili attraverso eh, il test per me o il glicotest, eh, come ci danno anche un'indicazione genetica della predisposizione, eh, sono testate le, le quattro più importanti varianti geniche correlate al metabolismo. Allora se io, io che ne ho almeno due attive per storia familiare, se mangio un piattone di frutta. In realtà ho una iperglicemia e devo mangiare due uova e un piattone di frutta per tenermi in equilibrio, ma se no ho una iperglicemia, quindi significa che avrò poi una possibile ipoglicemia reattiva, che posso accumulare questi zuccheri in termini di obesità, di disordini metabolici, di patologie cardiovascolari. E poi ho una ipoglicemia reattiva con fame e nervosismo a testa vuota che mi riporta a mangiare il dolcetto. Allora, questa cosa, e sappiamo quanto la semplice connessione alla astenia sia importante nei pazienti, con declino cognitivo o con componente psicologica di alterazione, in realtà, se io mangio un piatto tripartito, come insegna la, uh, la Harvard Medical School, quindi proteine, carboidrati, frutta e verdura, in realtà, anziché avere questa oscillazione su giù, eh, riesco ad avere questa freccia azzurra che è di una glicemia ottimale mantenuta per ore successive. In più, mi piace dire agli amanti delle fami, a metà mattina, a metà pomeriggio, che se c'è un segnale di fame a metà mattina e a metà pomeriggio perché abbiamo mangiato male nel pasto precedente, perché se noi avessimo un piatto tripartito di questo tipo, arriviamo ad una situazione di continuità e agli, eh, a quelli che hanno problemi di eh, etti in più, lo spuntino a metà mattina in realtà impedisce al glucagone che è un ormone che mantiene la glicemia a livello corretto andando a bruciare i grassi, lo fa attraverso due o tre passaggi, non è un'azione così diretta, ma arriva a eh, sciogliere il grasso e a tenere la glicemia fino a che non mangiamo la prossima volta. Uno spuntino a metà strada, eh, certo, impedisce di sparare un colpo di bazooka in fronte al nutrizionista o al dietologo che ci ha somministrato una dieta di questo tipo, ma dal punto di vista eh, pratico, ci consente, cioè il, il corpo eh, dice utilizzo lo spuntino anziché andare a bruciare il grasso. E siamo in una situazione sicuramente contraria a quella che stiamo cercando per l'ottimizzazione delle risorse. L'ottimizzazione è questa, è riuscire a gestire l'equilibrio come abbiamo già visto e vi voglio solo dare, questo lo trovate, è eh, una tabella che ritrovate se cercate su Google, mettete Eurosalus zuccheri invisibili nascosti, Inserite proprio come nel motore di ricerca Erosalos zuccheri invisibili nascosti. Il primo non sponsorizzato che salta fuori è questo qua. Per cui, eh, quando parliamo di zuccheri, eh, dobbiamo parlare di tutto, dobbiamo parlare eh, degli yogurt dolci. Guardate la differenza adesso di contenuto eh, rispetto a 100 grammi di sostanza. Uno yogurt naturale. Eh, contiene 2 grammi di lattosio, eh, lo yogurt alla frutta ne contiene 13 tra fruttosio, eccetera. Eh, il, eh, e sappiamo che alcune sostanze, come i polioli piuttosto che non il vino, vengono esattamente metabolizzati secondo la via del fruttosio: quindi non generano un innalzamento della glicemia immediata, ma sparano alti dei picchi di fruttosio e vanno a determinare a livello epatico una riconversione in grasso, eccetera e di un aumento indiretto della glicemia in via successiva. Quindi quando iniziamo a parlare di zuccheri, eh, parliamo di zuccheri, cioè di tutti quelli che arrivano in modo anomalo. Anche solo e semplicemente il fatto di non bilanciare un piatto con eh, carboidrati, fibra e proteine fa sì che se uno si mangia solo la fetta biscottata con la marmellata, a fianco ci starebbe bene un uovo sodo, ad esempio, no? La fetta biscottata al mattino con la marmellata in realtà ha un picco glicemico, un picco glicemico che l'organismo recepisce, a parte la fame belluina che salta fuori dopo un paio d'ore dall'assunzione di una cosa del genere. Guardiamolo in pratica, perché qui iniziamo ad entrare anche sul come trasformare in praticità questo elemento. Allora... Um, Zuccheri, l'abbiamo detto prima, presenti in uno yogurt alla frutta da 125 grammi ci sono 17 grammi di zuccheri, vuol dire tre cucchiaini abbondanti di saccarosio. Lo sto trasformando in equivalente per capire. Uno yogurt greco ne ha da 170 grammi, cioè il 50% in più, ne ha 5 grammi, è l'equivalente di un cucchiaino di zucchero che è dato però dal lattosio che è naturalmente presente all'interno dello yogurt. In termini di proteine. Lo yogurt alla frutta ne ha 3,5 grammi e lo yogurt greco bianco ne ha 17 grammi, quasi come tre uova. Allora capite che la scelta del dire ma io mangio sano, mangio uno yogurt al mattino, quale? Perché? Che tipo? Ci misuriamo per favore? Capiamo che cosa stia avvenendo? Ecco, questo tipo di elemento è un elemento di profonda rilevanza che ci deve aiutare a capire come muoverci. Guardiamo. Uno yogurt, questo è uno yogurt con cui ci viene suggerito di, di, di fare di tutto, non solo di mangiare, eh, però se è degrassato, è degrassato, quindi ha uno 0% di grassi, succede quello che abbiamo descritto prima, che in proporzione all'interno questo yogurt degrassato ha 5,6 grammi di proteine, quasi 11 grammi di carboidrati e 0 grassi. Dall'altra parte, un soft drink molto conosciuto, in realtà, zero grassi, 11,8 grammi di carboidrati e zero proteine. Cioè, siamo in una condizione in cui l'assunzione di questo yogurt, che uno crede di mangiare come cosa sana, porta esattamente quasi all'assunzione, come fosse un soft drink di cui tutti stiamo sapendo cosa fare. Ecco poverino questa sostanza, dice ma io mi faccio un drenante forte, papà, e se vado a scegliere dove trovo succo di mela, succo di mirtillo, maltodestrine per ogni dove, cioè uno si trova alla fine con una quantità di zuccheri decisamente elevati. Eh, da conoscere la spremuta di arance filtrata, quindi senza fibra, senza niente, di tre arance, 250 millilitri, equivale a 9 cucchiaini di zucchero perché è fruttosio. È uno dei motivi per cui io eh, tendo a me piacciono molto anche i succhi e mi piacciono molto gli estratti. Ma io li bilancio. cioè, se da un lato mi piace il gusto di bermi una roba di questo tipo, contemporaneamente mi mangio qualche cosa di integrale, fibroso, eh, che possa rallentarne l'assorbimento. A quel punto ho il beneficio delle vitamine, della vitamina C, dei minerali presenti nel frutto fresco, ma eh, posso gestirlo in maniera consapevole. Il piacere può nascere anche nell'alimentazione da alcune considerazioni di consapevolezza. Un estratto detox, ananas, sedano, arancia, zenzero, mela. Se io faccio 250 ml di questa roba, ho 55 grammi di fruttosio, tra fruttosio e saccarosio all'interno, senza fibra e senza proteine. Se costruisco un'altra cosa molto carina, tipo un frullato, frullato. Un estratto di frutta, verdura e frutta secca, quindi scelgo una frutta basso indice, fragola, ci metto dentro del sedano, dello zenzero, delle mandorle. Ecco che in questo modo io riesco ad avere come equivalenza alla stessa quantità, 250 millilitri, 10 grammi di zuccheri, cioè sono due cucchiaini di zucchero contro gli undici. 9 grammi di fibra che mi rallenta l'assorbimento perché ho frullato il frutto. Potrei aggiungerci anche una mela in questo senso, e 6,6 grammi di proteine, più di un uovo. Allora, vedete che dal punto di vista pratico il concetto di misurare eh, ci porta ad una possibilità operativa anche nei confronti del declino cognitivo. Ehm, L'applicazione è in ambito qui ancora. Eh, questi sono gli occhiali da Gilberto, come dice mia moglie eh, quando seguivamo Bugno, ad esempio, i tempi. Cioè l'attivazione di queste cose valgono anche sullo sport. Questi sono eh, il mago da una parte, piuttosto che altri atleti che abbiamo seguito e eh, che stiamo tuttora seguendo. Come il welfare, che è uno degli elementi su cui muoviamo. Perché? Perché il miglioramento che ci chiedono le aziende quando iniziamo a lavorare sull'aspetto eh, di tipo nutrizionale dei loro employees è come per esempio per Electrolux, la cito con simpatia perché eh, dopo aver fatto un lavoro ci hanno raccontato che tutti i venditori, tutti i venditori, eh, 120 persone che in realtà facevano dai 50 agli 80.000 km all'anno in macchina. Oltre ai chili persi, rieducazione, eccetera, quindi un, un senso di benessere generale, in realtà, e qui vado a toccare sempre l'interferenza cerebrale, encefalica, commitment, focalizzazione e attentività, la quasi, il quasi annullamento della incidentalità automobilistica vissuta dall'azienda tra le 12 e le 4 del pomeriggio. Cioè, gente, 120 persone che tutto l'anno sono in giro in macchina, hanno. Il classico abbiocco postprandiale. Ecco, non è normale. L'abbiocco postprandiale può non essere normale se c'è una regolazione di questo aspetto. Questo per dire come eh, di fatto ho citato questo esempio al di là delle altre situazioni con cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando, ehm, proprio per spiegare come una scelta consapevole, personalizzata per davvero possa portare esattamente in quest'ottica di riferimento a questo tipo di indicazione. Ci sono delle patologie, dei disturbi che sono molto più legati all'aspetto infiammazione alimentare, altri che sono molto più legati all'aspetto da zuccheri. Li eh, io nel, nel mio centro da immunologo mediamente ho persone che hanno anche discrete attese, a volte per essere viste, discusse i temi, tendo a valutare sia gli zuccheri che gli alimenti, però ecco che una dominanza di tipo neuropsichico-vascolare, epatosteatosi, metabolismo e regolazione ormonale sono elementi in cui può essere scelto anche in termini eh, come dire, di, di, di progressione, di valutazione, screening da effettuare sulla parte zuccherina, mentre la parte sottostante, intestino, stomaco, via aerea, autoimmunità, è forse più legata agli alimenti. Io tendo a valutare sempre entrambi perché questa... Eh, diapositiva che descrive molti dei, eh, dei disturbi o dei, eh, delle patologie correlabili con i vari aspetti può essere poi declinata in modo corretto. Eh, anche solo lo screening per me, che quindi va a analizzare le, le parti di predisposizione genetica insieme ad alcuni degli elementi di riferimento. Ehm, di tipo eh, citochinico ci può consentire di cogliere come approfondire una situazione, può essere in modo eh, tutto sommato abbastanza economico quello di avvicinarsi ad una consapevolezza maggiore dove, voglio dire, che la predisposizione genetica non è una yattura. Una delle cose emerse, e lo vedremo eh, anche tra poco, vi farò vedere la diapositiva, ma è che chi ha una predisposizione genetica ad una malattia metabolica è vero che è tra i primi a farsi del male se mangia male, ma è tra i primi a guarirne se inizia a mangiare meglio. Questo è basilare e importante da conoscere. Ci guardiamo un po' di trucchetti, anche perché voglio lasciare degli spazi alle domande, quindi ci avviciniamo. Ad una eh, conclusione, cioè, uno dice, ma abbiamo capito qui e là che c'è in effetti un rapporto potente tra eh, declino cognitivo e il modo in cui si mangia, che questo non è legato solo alla percezione, ma è legato a dati scientifici -analitici e analitici, e qui ci raccontiamo uh, alcune cose. E io ci sono delle. De, de, delle frasi fatte, de, de, dei motti, ad esempio il concetto di crudo, vivo e colorato, CVC come lo chiamiamo noi, eh, significa iniziare, come fanno i francesi con le crudité prima dei pasti, no? Mangiare un pezzetto di frutta o verdura non cotta, un pezzettino e non condita, un morso di sedano, una fragola, eh, qualcosa di questo genere, prima di tutti i pasti, breakfast included, quindi compresa anche la prima colazione. Um, ormai questo è documentato, io lo dico da uh, decenni: i miei primi libri, ormai eh, ne ho scritti 32, quindi di tipo divulgativo. Eh, parlavano sempre del concetto di crudo, vivo e colorato. È carino perché ognuno poi lo, lo riversa a modo suo: eh, fresco e colorato, colorato e vivo, no? però il concetto è di mangiare un pezzettino di qualcosa di, ehm, che ha un impatto, addirittura. Nel 2010 su Allergy Asthma in clinica di immunologi esce questa documentazione della riduzione eh, potente, della, riduzione potente eh, della parte allergologica in virtù di una apparente banalità come questa, perché ci sono le motivazioni scientifiche per spiegarlo eh, legate alla attivazione intestinale di alcuni tipi di eh, linfociti questo è eh, complessivamente lo healthy eating plate, lo vedete in basso a destra, in cui eh, sappiamo come muoverci, cioè glicazione e infiammazione da cibo vanno mossi secondo questo criterio. In cui per la prima volta questo, come abbiamo detto, dal 2011 la Harvard Medical School dice Ridà finalmente un valore alle proteine che per anni sono state demonizzate eh, in Italia, a parte qualche raro mangiatore di Württel, formaggio e, 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 e costate eh, fin dalla mattina alla sera che sono facilmente modulabili, eh, mediamente il problema più grosso che io trovo sono di persone che dicono ma le proteine fanno male. Certo che fanno male quando sono in eccesso, ma fanno anche molto peggio quando sono minori di quello che ci serve. Allora, è importante perché ci sono delle indicazioni su cui sia la Harvard Medical School, sia l'Istituto Superiore di Sanità, sia il Ministero della Salute, sono, eh, significa 0,83-0,86 grammi eh, per, ehm, per chilo di peso eh, in gravidanza dopo i 60 anni, eccetera, si va anche a 1 grammo e 2 perché diminuisce l'assorbimento proteico. Mediamente noi diciamo che uomo di 70 kg ha bisogno di 70 grammi di proteine sane, buone una parziale riduzione della frutta, un aumento della verdura, eh, cereali integrali e movimento. Queste sono un po' le regole, è l'unica ripetizione salutare, come la chiamo io. Significa che se riusciamo a mantenere sempre bilanciato un pasto di questo genere, riduciamo l'indice glicemico, controlliamo l'infiammazione, abbiamo già una prima partecipazione ad, una, diciamo, ad un supporto alla funzione cerebrale, alla funzione encefalica. Poi questa cosa va assolutamente personalizzata. Eh, la parte genetica, l'abbiamo detto, c'è questo bellissimo articolo sul British Medical Journal ancora del, eh, del 2018 dove proprio viene spiegato che eh, chi ha una predisposizione genetica anomala come ho detto poco fa eh, riesce a gestire meglio è come se il corpo facesse di necessità virtù come la gazzella che impara a correre perché capisce che, eh, che, 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 che ci sono dei problemi col, col eh, felino di qui sopra eh. Eh, e quindi eh, anche conoscere la predisposizione genetica significa Significa semplicemente entrare in un contesto di consapevolezza e di non eh, prescrittività dell'indicazione. Infiammazione da zuccheri, eh, il problema, il vecchio paradigma dice diabete obesità, no? e obesità, noi parliamo invece di tutta una serie di patologie da zuccheri. Eh, che sono già più evolute come conoscenza e zuccheri, vedete che ci ho messo anche l'eccesso di cereali, di zuccheri che siano bianchi o oh, non è che uno dice, ma io mangio quello di canna e quindi sono, eh, posso fare di tutto, uso i dolcificanti, perché in realtà lì c'è anche una fogliolina di stevia eh, e. Eh, quello che noi riceviamo sul piano metabolico, come è stato documentato scientificamente fin dal 2017, in realtà è il gusto dolce quello che crea un problema. Quindi, a parte diabete e obesità, su cui tutti hanno fatto correlazione nel corso dei millenni o quasi, eh, candidosi, Alzheimer, depressione, infarto, il metigliossale: oggi i lavori che stiamo facendo abbiamo già degli elementi per dire che il metigliossale clinici, è un, ehm, uno stimolatore del, dell'endotelio vascolare, è correlato alle funzioni infartuali. Quindi ne abbiamo da discutere poi, come abbiamo detto, ehm, il Covid-19. Eh, ho scritto sotto la letalità dei diabetici eh, su un'infezione da Covid è circa tra i 4 e 6 volte e mezzo più alta delle persone normali. Anche del diabetico controllato. La cosa impressionante sono i, tra i 14 e i 18 volte più letali nei newly diagnosed diabetes. Cioè, vuol dire le persone che non sapevano di essere diabetiche e quindi hanno eh, tutti i danni da zuccheri, quelli che glicemia digiuno ed emoglobina glicata non riescono ad evidenziare. E che quindi di fronte ad un'infezione da COVID manifestano una situazione di letalità enormemente più ampia, 12, da 14 a 19 volte più elevata, a seconda di diversi studi, rispetto alla persona normale, mentre il diabetico controllato alla fine ne ha solo quattro volte tanto, è tanto, ma significa sto facendo qualcosa per me. Eh, il non conoscere invece questo dato, sia a livello neurologico, sia a livello di salute generale, diventa un problema. E qui va segnalato una delle cose, quando prima parlavo di le intolleranze alimentari non esistono, e soprattutto legate ad una eh, eliminazione dell'alimento. L'eliminazione di dell un alimento va fatta a ragion veduta solo ed esclusivamente quando esiste un'allergia IgE mediata, e talvolta, o almeno dal 2013 ad oggi, a volte si va a lavorare anche in controllo di questo tipo di tema c'è una maggiore, se elimino qualcosa, c'è una maggiore difficoltà nel reinserimento di un gruppo alimentare, compaiono possibili sintomi, tra cui fin dal 1989 Pasquale e Lara Mendi hanno definito oggi la eh, Cristina Pasquale nel board eh, mondiale dell'allergologia e ehm, l'eliminazione e la reintroduzione di un alimento a distanza di due mesi da quando l'ha eliminato comporta un possibile rischio di shock anafilattico perché sono... Sparite le immunoglobuline G, che sono quelle che proteggono, sono indicatrici di consumo e protettive. E quindi abbiamo, quando eliminiamo qualcosa, intanto la possibilità di passare da cinesino ad europeino e soprattutto una minor eh, variabilità alimentare che determina rischio di carenze alimentari anche gravi. Noi lavoriamo sempre con una dieta di rotazione, cioè anche nei soggetti eh, immunologicamente alterati. Quindi, parlo di eh, situazioni di tipo autoimmune, profili autoimmunitari gravi, eh, dal lupus a sclerodermia ad altro, eh, sempre lasciare. I sette pasti liberi su 21. Eh, questo mh, origina ancora da studi eh, importanti fatti addirittura sull'Emicrania a Firenze, ancora nel 1988-89, eh, in cui eh, gli elementi di eh, due o tre giorni di Riduzione di astensione tra un'assunzione alimentare e l'altra comportano una, um, un annullamento degli aspetti infiammatori indotti dal cibo. Bene, noi diamo come dieta di partenza mercoledì, sabato sera e domenica libero, cioè, se fosse uno sportivo, sposteremmo tutto uh, in là di un giorno, uh, un calciatore ad esempio, però significa che sette pasti su 21 sono liberi, un terzo dei pasti liberi, certo, limitati a. Un giorno infrasettimanale, poi un pezzo di weekend che possiamo poi modulare in modo corretto, con una indicazione, gli alimenti consentiti sempre, eccetera. La dieta di rotazione consente ad una persona di percepire quando reintroduce gli stimoli irritativi, averne una consapevolezza e a volte di limitarli un poco in modo da poter guidare questo svezzamento adulto. Si tratta esattamente di questo. Una volta che io capisco. Qual è il tuo profilo alimentare? Posso gestire uno svezzamento adulto per ritrovare un rapporto di amicizia con tutti gli alimenti. Vi rifaccio questo esempio pratico. Questa è una giovane donna, pesa 59 kg e dice: Sono solo un po' stanca. Sono sicuro che alla fine di questa chiacchiera che abbiamo fatto, eh, il perché la stanchezza, che è metabolica e neuropsichica, e, e quindi anche correlata ad un possibile. Situazione di declino cognitivo della persona, questa ti dice: Ma io sono attenta agli zuccheri e ho un'alimentazione sana. Possiamo analizzarla? Colazione, tè verde con miele, eh, perché il miele è buono. Poi è vero che se io dovessi scegliere un dolcificante, il miele è il migliore eh? in assoluto perché ha una base naturale. È un bilanciamento tra fruttosio e saccarosio, Ha dentro un mucchio di oligoelementi elementi, eccetera, tutto quanto, ma il dolcificante è dolcificante lo stesso. E poi il vasetto di yogurt magro alla frutta, l'abbiamo descritto poco fa. Poi prendo il caffè a metà mattina, eh? Eh, però io uso lo zucchero di canna. Che poverino lo zucchero di canna ha solo eh, due passaggi in meno della eh, purificazione industriale fatta per lo zucchero bianco, per il saccarosio, quando non si tratta invece di un passaggio in più che è, faccio prima zucchero bianco, poi lo coloro in modo artefatto, come spesso si è visto e documentato. E le etichette cambiano un po', ma la gente non se ne accorge, soprattutto se prende il caffè dalle macchinette non ha possibilità di capire che cosa esattamente sta prendendo. Pranzo poi io sempre sono fuori, quindi l'estratto detox ad ananas, mirtilli e zenzero. A merenda non faccio nulla perché poi andrò a fare un po' di attività sportiva, ma mi mangio delle cose con i dolcificanti e a cena riso bianco con zucchine e mela, io mangio sanissimo. Facciamo un'analisi alimentare, carboidrati complessi tra riso, eccetera, 65 grammi. Mangia 70 grammi di zuccheri semplici nel corso della giornata, quindi circa 14 cucchiaini di zucchero, e in tutto tra i 5 e i 6 grammi di proteine contro i 60 necessari. Questa non è solo una donna stanca, è, resiste perché è giovane e quindi siamo capaci di resistere a tutto. Una donna che sta gettando le basi in modo severo di un processo neurocognitivo di alterazione. Questi sono però esempi pratici che ognuno di noi nella pratica clinica trova e rileva e che possono essere modificati attraverso la misurazione. Come abbiamo detto, ed è un po' il senso di questo Open Day sul declino cognitivo e sulla misurazione, cercando di fornire strumenti pratici. Eh, chiedo scusa se alcune di queste diapositive sono state eh, per chi ha seguito invece il master della lezione scorsa, ma eh, alcune ovviamente sono simili e riprendono lo stesso tema. Ma è fondamentale su questo battere, battere il chiodo in modo tale da capire che questo processo, cioè il processo di degenerazione cognitiva, Alzheimer, Parkinson, demenze possano essere eh, ridotti, possano essere aiutati, sia sul piano nutrizionale, quindi agendo in quel modo specifico che porta ad una eh, situazione eh, di comprensione di che cosa avviene. Una delle cose che io faccio spesso è di trovare un segno sull'organismo, eh, anche solo la gamba gonfia, il segno della calzetta, per dire o altri elementi eh, di questo tipo, che possano essere letti dalla persona come capisco che sto facendo qualcosa. Significa, io risono al centro di un processo di cambiamento. La malattia non è più una sfortuna, la malattia è qualcosa in cui io posso assolutamente intervenire. È il motivo per cui. La lettura di questi elementi, dove ci sono finite basi scientifiche, può essere rilevante e importante, soprattutto eh, se io trovo qualcuno dei miei discenti che parla di intolleranze alimentari, presumo che stia parlando solo di intolleranza biochimica al lattosio e di intolleranza al glutine di tipo celiaco, perché eh, le altre eh, modalità di espressione si riferiscono in modo ascientifico a temi che oggi la scienza non può più accettare. Si può misurare in maniera precisa, si può considerare e studiare in modo individuale il profilo alimentare personale, si può studiare la sensibilità agli zuccheri, si possono studiare le componenti individuali e personalizzate. Ehm, della parte genica, della parte quindi delle predisposizioni che ci possono eh, sviluppare, leggere soprattutto le citochine o gli elementi che ci dicono che cosa sta avvenendo nell'immediato post-nutrizione per poter studiare, sempre rispettando un concetto di amicizia, di fisiologica amicizia con il cibo, tutto quello che noi possiamo fare. Noi dobbiamo riuscire a trasformare, come eh, diceva giustamente eh, Fabbricatore. Una, una situazione in cui la genetica è uguale, identica di queste due Volkswagen Pure Stelle, però quella sopra è simpatica: Erbil, maggiolino tutto matto, può fare di tutto, ma è stata controllata, curata, guidata, guidata con sapienza, eh, benzina giusta. Quella sotto ha esattamente la stessa genica, genetica. Eh, però ha avuto un'epigenetica diversa, è stata fuori, non sappiamo che cosa gli è stato messo dentro e questa è la differenza fondamentale tra eh, benessere e malessere, tra eh, persistenza della propria funzionalità encefalica, dei propri livelli di consapevolezza e il declino cognitivo eh, che eh, nell'attività clinica ormai vediamo sempre più spesso e frequentemente. Grazie. Grazie, professor Speciali per la bellissima esposizione, estremamente chiara. E mi, è, mi è piaciuto molto ovviamente tutto quello che, che hai detto, ma prevalentemente l'accento che hai posto sul, sul ruolo di zuccheri e soprattutto sulla, sulla necessità di una dieta bilanciata io condivido in pieno. E, ci sono delle domande che io ho visto da, da parte di, dei colleghi presenti. Se vogliamo, ci sono quattro domande. Potrei cominciare a leggere qualcuna, per esempio un, eh, un collega ha detto l'elitritolo utilizzato sporadicamente non si comporta in modo differente rispetto agli edulcoranti? Questa è la prima domanda, Attilio. Vado, vado pezzo per pezzo? Allora, sì. eh, è una bellissima domanda, grazie. Tra l'altro dall'altro sull'altro computer ho visto che questa è una domanda che arriva da, da Concetta e grazie perché è una domanda decisamente positiva. Um... No, non si comporta. Cosa, cosa hanno i, gli edicoranti? Hanno una componente di tipo ipocalorico parziale, ma eh, il metabolismo dei polioli, e questo è documentato in modo scientifico e preciso, segue esattamente la stessa via metabolica del fruttosio, quindi arriva al fegato e determina nello stesso eh, tipo di modalità l'innalzamento poi degli elementi di glicazione. Um, vorrei proprio richiamare, eh, l'ho solo accennato, ma visto che eh, abbiamo effettivamente qualche minuto di, di chiacchiera eh, possibile, ehm, che ehm, di fatto le, 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 una, una delle più grandi aziende mondiale di produzione di soft drink eh, ha dovuto obbligatoriamente ad un certo momento eh, crearsi una, eh, una, una specie di bevanda a base di cola eh, controllata con la stevia. Perché? Perché fin dal 2011 erano emersi i dati tali per cui ehm, in realtà i dolcificanti agivano comunque in modo distorto sul piano metabolico e questa cosa che era eh, è stata poi finalmente pubblicata su riviste internazionali, mondiali, assolute eh, nel 2017. Eh, cosa succede? Succede che l'organismo umano risponde al gusto dolce. Il gusto dolce, che è uno di quelli che crea poi i meccanismi di dipendenza, è fatto in modo tale che ehm, nel paleolitico, quindi quando l'unico dolce esistente era un miele eh, che si trovava in qualche raro favo o eh, qualche frutto, possibile con contenuto di fruttosio, erano in realtà le uniche cose dolci esistenti sulla faccia della Terra. Noi abbiamo l'NPY, l'NPY, perché ehm, siamo attratti dal gusto dolce e il gusto dolce mette in moto, gusto dolce, eh? qui ci sono degli studi estremamente interessanti, eh, li, li potete trovare su Erusalus, ne abbiamo parlato diverse volte. Um, Mette in moto dei meccanismi specifici. Allora, se io bevo un soft drink a zero calorie oppure utilizzo l'eritritolo, è vero che ho in quel momento un'assunzione di poche calorie, ma l'organismo ha come un conteggiatore in cui dice: Come mi è arrivato il gusto dolce che dovrebbe corrispondere a pancia piena e eh, attivazione dell'insulina, e in realtà non arriva un tubo. E quindi mette in moto, questo è veramente eh, interessante, mette in moto un meccanismo di regolazione metabolica per cui cerca di recuperare le calorie che non ha avuto, e il modo ancora l'offende, lo eh, eh, con il pasto successivo con la successiva introduzione. Questo quindi porta. A dire come eh, di fatto l'eritritolo, che pure è utilizzato in moltissimi prodotti industriali, ehm, di fatto si comporta esattamente nello stesso modo. Ehm, voglio dare un suggerimento di tipo comunicativo, e questo vale per me, in cui io ho eh, una, un amore eh, importante per il vino. Eh, ho anche fatto l'ufficiale alpino, quindi eh, credo che questo tradizionalmente mantenga degli elementi critici nella mia storia. Eh, per cui tra una fetta di torta e un un bicchiere di San Giovese, preferisco senz'altro il bicchiere di San Giovese, no? eh, però ehm, dico ai. e però so che ho uno, due pasti nella settimana in cui lo posso fare con serenità, eh, lasciandomi anche qualche spazio di libertà a cavallo del mio compleanno piuttosto che a Natale, capito? Cioè ci si gestisce in questo modo, ma. L'elemento eh, importante è che io dico, ma se c'è il dolce della nonna Pina, che è fatto per tradizione anche con lo zucchero bianco, eh, piuttosto che, e, e la nonna Pina fa queste cose meravigliose in cui non, non riesce a metterle in testa, eh, come diceva Ruggeri, sulla possibilità di cambiamenti, no? di, di usare la farina integrale, ma quel giorno, ma mangia quello che trovi, che sia bello, gustoso, piacevole. Se è occasionale, fatti una, eh, una torta come si deve. E non inseguirti una torta fatta con delle robe strane, con l'eritritolo che lascia un gusto strano, con la stevia eh, che lascia. Io non, non tollero la liquirizia come tipo di sapore persistente in bocca. E quando mangio qualcosa con la stevia ho questo tipo di problema. È individuale, eh? c'è gente che invece l'ama follemente. Quindi rispondo eh, in questo modo. Ok, altra domanda. Un'altra domanda di Margherita D'Angelo. Potrebbe brevemente ripetere la relazione tra diabete e Covid? Eh, certo, brevemente. brevemente io Mar Mar Margherita, io eh, ti conosco mascherina, tu sei andata a bere il caffè, io me la sono fatto portare la mia moglie qua, ma probabilmente mentre dicevo questa cosa... <ride> allora, la, la riprendo... Eh... La situazione di glicazione della proteina spike, così ridò una sintesi precisa, la proteina spike, che è l'elemento con cui il eh, SARS-CoV-2 si infilza nei recettori ACE2, eh, deve essere glicata o glicosilata, quindi deve avere dei residui zuccherini sopra per poter infilzarsi correttamente nel recettore ACE2. Quanto più la glicazione è elevata, questo avviene tanto più facilmente. Questo giustifica il fatto che il diabetico abbia, ad esempio, una letalità che va da 4 a 6 volte eh, maggiore eh, della persona normale rispetto all'infezione da Covid, ma ancora di più con una letalità che, si origi, che va tra i 14 e i 18 volte, i newly diagnosi di diabete, cioè quelli che hanno avuto una eh, recente scoperta di diabete. E che quindi, avendo emoglobina glicata e glicemia digiuno, che per anni sono stati normali, ma già con i danni da zuccheri che crescevano, come nell'ultimo esempio che abbiamo fatto di quella giovane donna di 59 kg che mangia praticamente solo carboidrati e zuccheri credendo di fare una dieta sana nella sua giornata e che eh, determinano quindi dei danni da zuccheri eh, e una incapacità del sistema immunitario di rispondere, del sistema metabolico di agire in modo corretto e così via. Quindi c'è una eh, specifica relazione oggi tra eh, diabete, in parte con l'ipertensione, sicuramente con l'obesità. Da pochissimi giorni, un sempre un articolo che corre la Covid e diabete e obesità. Quindi spero di aver risposto. Altre domande Attilio, grazie sì. per la tua presentazione. Allora, la cosa che mi fa più piacere è vedere che professionisti di un certo livello convergono no, in una voce unica su quelle che sono le raccomandazioni. Evidence-based, perché tu lo sai uno dei problemi per la popolazione, ma anche per i giovani professionisti, è che effettivamente di voci. Su, questi su questo argomento ce ne sono molte, e quindi mi fa piacere insomma, che poi ecco, una persona come te che non fa solo clinica, ma fa anche ricerca, diciamo, no, condivida quello che poi viene fuori anche da lì, no, detto dalle istituzioni, detto perché questo diciamo, il problema soprattutto di chi fa clinica, lo dico molto tranquillamente, chi fa solo clinica, è che spesso no, va per una strada che non è forse quella che eh, ci raccontano, ci racconta la scienza evidenziale. Based su questo argomento, quindi grazie soprattutto per questo. No, allora io faccio una domanda: ehm, ti volgo una domanda che ha fatto Laura Viotto e ne aggancio anche una che volevo farti io. Lei dice la dieta mediterranea autentica alla luce della sua relazione. Mi pare sia pienamente confacente allo schema alimentare proposto da Harvard Medical School. E io aggiungo una cosa. Eh, no, volevo un parere eh, su di te, in realtà su due, poi così abbiamo il discorso diete, magari fai un discorso un po' organico su questo. Allora, uno su una eh, tendenza alimentare che comunque non riusciamo a stanare, che è quella di... Mangiare liberamente proteine di origine animale, no? cioè questo che, che noi facciamo tutti questi racconti? Eh, parliamo dell'importanza dei composti bioattivi in frutta e verdura, delle potenzialità. Comunque insomma, mediamente le persone vanno verso no? una scelta: dicevo, cioè, perdi 2-3 kg, mi metto a fare la dieta famosa, quella iperproteica, libera, senza controllo di eh, carne, pesce e uova. E quindi volevo un commento su questo, no? visto il tuo, la tua esperienza anche di, di clinica, e di, di quello che comporta non solo a livello metabolico, ma proprio che comporta insomma, questa, questo tipo di abitudine no? alimentare. E poi qualcosa anche sul digiuno intermittente. Insomma, ti faccio un po' di domande sulle diete in generale. E eh, vabbè, così, una cosa, vabbè, Mediterranea penso che avrai da dire poco. Su questi altri due magari puoi fare un discorso un po' più... Scusa, t'ho provocato un po', però sono argomenti secondo me interessanti. Allora, rapidamente sulla dieta sì. mediterranea, se parliamo di una dieta mediterranea ben fatta e corretta, eh, abbiamo sicuramente degli elementi positivi che vanno a riproporsi. Eh, se la dieta mediterranea è come a volte viene raccontata e proposta, eh, quindi gamelloni di pasta che girano, voglio dire, bianca, eh, neanche integrale, eh, come espressione di dieta mediterranea, allora non ci siamo. Nella dieta mediterranea eh, sono comprese eh, giuste quantità di proteine, di oli, eh, cioè è paradossale che la rivalutazione dei grassi, nonostante gli studi della dieta mediterranea sia dei grassi di condimento, eh, sia comparsa solo dopo le indicazioni critiche della Harvard Medical School sullo healthy eating plate, eh, perché eh, fondamentalmente tutte le piramidi alimentari eh, mettevano eh, il cucchiaino d'olio da usare. Ogni settimana no cioè queste cose quando oggi eh, avete visto prima eh, l'olio è addirittura considerato libero il condimento deve essere libero dal punto di vista gestionale ehm, è vero che nella misura in cui una dieta mediterranea restrittiva in cui si vanno a togliere eh, degli elementi di tipo proteico eh, che possono essere davvero cioè io una delle cose che dico e già rientro anche nella tua seconda domanda per mangiare proteine non bisogna per forza ammazzare capretti e agnellini dalla mattina alla sera, però bisogna portarsi avanti. Il motivo per cui la presenza di uno yogurt alla frutta con un cornetto al mattino porta un grammo di proteine, mentre un uovo sodo, una grossa manciata di mandorle e eh, ne, ne, ne apportano già, è uno yogurt greco, eh, ne apportano già 35 e non hai ammazzato nessun capretto, ma hai fatto delle scelte logiche. Ma vigliaca come dicevi tu Stefania all'inizio, eh, se riesci a convincere una persona a eh, non mangiare eh, cornetto e brioche al bar eh, per andare a lavorare. E poi ti dice, no, ma non ti preoccupi, proprio io alle 10 faccio una colazione più attenta e mangi i cracker in ufficio. Eh? Cioè, eh, queste sono le, le motivazioni strampalate eh, su cui a volte la gente si basa. Allora, eh, eh, torno a dire, una mediterranea che va ad analizzare i tuoi bisogni proteici veri e i tuoi eventuali eccessi di zucchero perché se io trovo una persona che dice ah, ma adesso io mangio mediterraneo eh? e quindi sarò bravissima e che però hai mangiato per eh, 25 anni prima delle cose schifose eh? ci sono degli elementi in cui vedo che ci vuole un anno un anno e mezzo di disassuefazione di introduzione proteica sono riuscito talvolta a far portare anche vegani a rimangiare del pesce per, eh, per non mangiare solo proteine di soia per un tempo sufficiente a riprendere un equilibrio metabolico, poi tornare ad un veganesimo gestito in maniera controllata. Quindi eh, sì, ma sempre con un aspetto di misurazione. Per cui eh, ottimo quello che eh, ha detto la collega sulla Mediterranea, utilmente gestibile. Ehm, però la quantità proteica ha un suo rilievo eh, assoluto, totale. E lo si vede anche eh, nella parte oncologica, perché so che c'è una domanda, l'ho vista scorrere prima, non, non ho potuto fermarla, sul rapporto con l'oncologia. Nella parte oncologica ci sono degli studi potentissimi sul rapporto tra glicazione e efficacia della chemioterapia e... Eh, un dato clinico assoluto, se uno costruisce muscolo in una fase di tipo terapeutico, eh, parlo già del malato, eh, quindi ancora più nella prevenzione, se uno costruisce muscolo in realtà ha un indice di sopravvivenza che è 25 volte superiore, quindi una prognosi migliore, nettamente migliore di chi invece sta perdendo muscolo. Questa cosa che si può misurare, si può vedere, significa che il rapporto di controllo degli zuccheri, anche proprio a cavallo della chemioterapia, anche col digiuno e l'utilizzo di proteine per costruire poi la muscolarità, è fondamentale. Quindi si può strutturare una dieta, moltissime delle persone che arrivano ai nostri centri vengono per supporto nutrizionale alla chemioterapia, ad esempio. E qui uso il concetto del digiuno breve, io lo stimolo tantissimo, eh, poco fa, credo, sì. Eh, è andata in onda su Radio 24. Eh, una indicazione in cui la dieta della prima colazione diventa famosa perché ne parla Virginia Raffaele, cioè lei da Fazio dice che è straf strafiga come è perché fa la dieta della prima colazione, e allora il mondo parla di un miglioramento della prima colazione. Eh, il digiuno alternato ci sono dati scientifici, e eh, quindi digiuno breve. Io propongo eh, proprio le eh, 18 ore di digiuno, quindi praticamente finire, fare prima colazione. Eh, eh, arrivare alle 2 alle 3 a fare un secondo pasto e poi fino al pasto successivo, e lo consigliamo anche a eh, due volte alla settimana alle persone. Io lo sfrutto quando vado a fare attività fisica la sera: vado fuori a fare palestra, torno a casa alle 10 di sera, eh, bevo una tisana allo zenzero, vado a nanna e poi il mattino dopo rimangio. cioè, questi sono elementi positivi ha un'azione funzionale importante, è basilare nella terapia antitumorale, migliora determinati aspetti, però anche se ci sono le evidence-based definitions fin dal eh, 2015, in realtà diventa famosa se ne parla Fiorello. Allora, c'è la dieta di Fiorello eh, che salta, eh, Fiorello la chiama il dinner cancelling, cioè, togliamo, togliamo la cena no? eh, e quindi a quel punto diventa famosa e la gente la fa. Eh, e prima no, quindi è sempre un problema di comunicazione. Ultime domande che so che abbiamo ancora solo tre minuti e riusciamo a eh, completare bene. Altre domande? Chi è che ce l'ha? Eh, mio... Sì, allora, eh, prima di tutto grazie per la tua comunicazione. C'era in effetti la domanda del dottor Pietro Cirri. Eh, quella a cui accennavi, che dice quali sono le indicazioni alimentari nella prevenzione delle malattie neoplastiche intestinali. Non so. Se... Eh, direi aggiungo a quello che ho già detto, perché era quella che avevo visto scorrere, ma non avevo idea della precisazione sulla parte intestinale, perché il mio secondo computer sta finendo le sue batterie. Um, il, eh, esiste eh, c'è cioè uno degli studi tra l'altro che abbiamo fatto sulla irritazione e infiammazione intestinale è rilevante, va scelta una componente di tipo eh, antinfiammatorio su base eh, logica cioè si misura, noi lavoriamo in tutte le situazioni di tipo irritativo intestinale o le pre cancerosi esattamente con una dieta personalizzata eh, questo vale proprio sulla scelta del tipo di alimenti il cinesino o l'europeino no? la seconda eh, però va individualizzata non può essere assoluta siccome sei italiano avrai questo se sei cinese avrai quell'altro ognuno eh, troviamo ad esempio in Spagna dove pure lavoriamo eh, il riso è molto presente come, come tipo di possibilità di eccesso, um, un controllo efficace, questo sì, della parte glicante. C'è proprio uh, questo aspetto ormai documentato, non era l'oggetto di questa indicazione di oggi, parlavamo di declino cognitivo, però le stesse, cioè una, una delle mie diapositive uh, passa e dice dalla, uh, dalla depressione alla colite, uh, proprio perché la scelta di un certo tipo di interferenza uh, e soprattutto se una persona ha una diverticolosi cronica, ha già avuto delle calprotectine elevate, delle Forme di malattie infiammatoria intestinale: la eh, ottimizzazione di questo aspetto, che è personalizzato sulla base delle cose che abbiamo detto, ma con una personalizzazione di misurazione, diventa la parte importante e basilare per agire. Ultime, ultima? C'è ancora? Ci sono ancora domande? Sì, ci sono ancora domande, per esempio, uh. eh, diverse. Eh, eh, dunque, eh, una, una Cristina Vavalotti dice: Buongiorno e grazie, vorrei sapere se i metodi di cottura incidono sulla quantità di zuccheri presenti in un alimento. A livello esemplificativo, contiene più zuccheri una castagna bollita o un arrosto? Allora, ti rispondo: contiene più zuccheri una castagna cruda o una bollita, facciamo l'esempio sulla carota. Allora, cambia l'indice glicemico. La bollitura di verdure o di ortaggi o di frutta eh, trasforma eh, molte delle sostanze carboidratiche e non assorbibili presenti eh, nella frutta o nella verdura, in sostanze assorbibili in maniera efficace. Quindi, eh, mentre mangiare delle mele crude ha un certo tipo di significato e di solito non alza troppo le glicemico la parte cottura tende a aumentare l'indice glicemico questo vale per quasi tutte le verdure e la frutta poi tra arrosto e eh, bollita eh, direi che non ci sono differenze così sostanziali eh, mentre tra cruda e bollita o arrosto eh, invece le differenze ci sono grazie senti attilo una domanda io rapidissima tra la quantità eh, di, di proteine quindi il rapporto proteine e la carburati... I grassi eh, della dieta mediterranea che adesso è stata portata a 60 no, 70 eh, sotto i 70 eh, nelle ultime indicazioni e la dieta tipo a zona 40 30 40 30 30 tu eh, da che, in che posizione sei io no, non sono in nessuna di queste posizioni, nel senso che eh, mi, mi piace fare riferimento ad un concetto proporzionale. Voi vedete che nel piatto di Harvard non c'è nessun tipo di quantità descritta, c'è una proporzionalità visiva che è all'incirca la composizione del piatto deve essere di questo tipo e la quantità eh, totale eh, deve essere corrispondente alla fame che se si riporta ad una fisiologia diventa naturale. Qual è l'elemento eh, discriminante? Eh? È che eh, occhio e croce nel piatto di Harvard, dove sono rappresentate proteine sane, quindi sia quelle animali eh, quando possibile, o quelle vegetali, eh, che, che possono essere preferibili, ehm, mediamente si arriva ad una, ad una composizione che ridà valore alle proteine. L'ho detto prima durante la, la conference. Cioè, ehm, normalmente questo eccesso carboidratico è una delle cose che... Ci trasciniamo ancora dalle vecchie piramidi alimentari, in cui addirittura il carboidrato di base bianco, non, non integrale, tutta questa serie di cose. Allora, eh, mediamente, diciamo che ehm, quando io chiedo di compilare un pasto, chiedo di partire perché è la più difficile. Dalle proteine che ti sono necessarie, cioè io peso 90 kg e quindi so che devo avere circa bisogno di 90 grammi di proteine nel corso della giornata. Distribuite, allora mi costruisco il mio piatto del mattino che deve essere con i miei 30 grammi di proteine, che tendo a preferire se sono vegetali, non ci mando le cose oppure uova o simili. E a fianco, con la stessa proporzione dello Harvard Medical School, ci preparo i carboidrati, ci preparo la frutta e verdura. Quindi è una scelta che ancora tocca, eh, e un po' si distanzia dal 40-30-30, diventa una, eh, un, un lieve, lieve aumento rispetto a questa proporzione eh, della, eh, de, de, delle indicazioni nutrizionali che ci sono oggi più diffuse e descritte, anche perché io voglio capire. Come fa una persona a mettersi davanti alla cucina e dire oggi mangerò 40-30-30? È un esercizio puramente teorico che nessuno farà mai. Quando dici divido il piatto in tre, un pezzo dell'uno, un pezzo dell'altro, vengono fuori dei piatti che sono già presenti nella nostra cultura, dei monopiatti, dalla paella alla, alla, alla polenta con lo, con lo spezzatino, a, a quello che possa essere, alle lenticchie con i gamberetti. Cioè, capito, ci sono piatti della tradizione della cultura che sono già fatti così, ok? Grazie, grazie. Leggiamo un'altra domanda. Eh, importanza della qualità del cibo e della corretta agricoltura, chiede Laura Riotto. Della corretta? Della, della qualità del cibo e della corretta agricoltura. Ok, possiamo scendere nell'ovvio. Grande, fantastica, importante, cioè eh, qualità nel cibo è ovvio. Ho detto che noi, però, siamo in grado di adattarci, grazie al cielo sopravviviamo. Eh, ho, ho fatto l'esempio sugli zuccheri della torta della nonna Pina, eh, Porastella. E se una volta mangiamo qualitativamente anche in modo scorretto, abbiamo un sistema immunitario e un sistema digestivo in grado di adattarsi. Quindi, eh, è vero che gli elementi qualitativi. Caratterizzano in modo profondo anche le statistiche di mortalità. Carboidrati raffinati, iperlavorati, che poi cioè, non sono stati pubblicati questi dati eh, su riviste strane. Parlo di Lancet, aumentano l'incidenza tumorale anche di otto volte e aumentano l'incidenza, il rischio di morte da tutte le cause in maniera elevatissima. E Questo significa poter scegliere dei cibi di qualità senza rinunciare se una volta vai per tuo figlio ti chiede in ginocchio di andare a mangiare in una delle catene pubblicizzate o di mangiare delle strane merendine se occasionalmente una volta capita eh, nessuno, nessuno muore davvero per quella situazione. Senti, un'ultima okay. domanda, poi dobbiamo chiudere necessità di tempi e questo interessa a tutti, anche a me, ovviamente io me ne occupo da anni. In caso di allergia al nichel, secondo te cosa è opportuno fare? Allora c'è un bellissimo: ehm, se, se qualcuno vuole approfondire, ah. va su Google e segna sul motore di ricerca, Eurosalus nichel falsi miti. Um, gli studi degli ultimissimi eh, due o tre anni, quindi, hanno evidenziato che con tutta probabilità la reattività al nichel non è legata al nichel, ma a delle Concomitanze a fianco, quando parliamo di SNAS, cioè parliamo di eh, reazione sistemica da nickel, perché la parte legata al contatto rimane un'allergia di tipo 4, legata al contatto con sostanze lì c'è il nickel presente, punto. I fenomeni invece di infiammazione o di allergia legati all'introduzione di alimenti legati al nickel eh, sembra avere, questo è un da studi interessantissimi. Ehm, sulla, ad esempio sulla qualità eh, del cioccolato, uno studio fatto in Austria e Germania, quindi dopo Osterhase, cioè la, la ricerca del coniglietto al mattino di Pasqua e eh, la riattivazione di patologie cutanee eh, legate al tipo di qualità di cioccolato utilizzato dai bambini che mangiavano, andavano a cercare i coniglietti di cioccolato e li mangiavano. Quindi uno studio dermatologico interessantissimo. E eh, quello che è emerso è che... Eh, a seconda del tipo, ad esempio, di provenienza, di cultura del cacao, cioè il cacao ha eh, un contenuto di nickel determinato, però se il cacao viene da una eh, struttura coltivata in un certo modo piuttosto che in un altro, cambia la risposta. La presenza di eh, contaminanti come ehm, il cobalto, come il cadmio all'interno delle coltivazioni determina una risposta. La presenza di reazione di Maillard, cioè la cottura, ad esempio, della noce, nocciola, mandorla, ehm, che ha, eh, questo lo dico con serenità, lo stesso contenuto di nichel della mandorla dried, seccata, la mandorla roasted, cioè arrostita, per la reazione di Maillard ha ah, lo stesso contenuto di nickel, però quella roasted determina reazione, quella dried no. Allora, significa che il nickel è importante, ma probabilmente nel corso dei prossimi 3-4 anni arriveremo a capire, a meglio definire, quali sono i collaterali che facilitano la risposta reattiva. Per non dimenticarci, questo perché noi togliamo, non andiamo assolutamente a togliere il nichel. Noi togliamo i cibi con il più alto contenuto di nichel, lasciando spazio perché a volte la gente esce dai centri di allergologia con delle fotocopie malfatte. In cui esce, legge e dice quindi potrei mangiare aria? Dico sì, perché l'aria la può. Tenga presente che noi nelle nostre emoglobine abbiamo il nickel, quindi non può essere così, cioè il nickel ci serve per vivere e che braccio di ferro mangiava lenticchie e spinaci che sono pieni di nickel per essere forte e che nelle anemie si usano ancora. Dobbiamo capire. Un livello di infiammazione che magari è quello da cappuccio e brioche del mattino che mantiene elevata la reattività al nickel. E poi questa innovazione eh, per cui quello che noi facciamo è di non dare una risposta univoca, ho cercato di toccare questi quattro punti un po' squilibrati, ma una risposta personalizzata. Benissimo. Posso dire una cosa io? È stato un piacerissimo lavorare oggi con voi, grazie di avermi fatto compagnia. E so che ci rivedremo presto, è davvero un piacere. Grazie mille, grazie. Allora, le ultime parole alla professoressa Fab Maria Antonietta Fabbrigadore. Bene, grazie. Ringrazio il professor Speciani per questa bellissima e dottissima comunicazione. Ovviamente non bastano due ore per poter illustrare tutti questi temi e quindi è per questo che vi invitiamo a... Ad accedere al master che eh, sicuramente vi darà una formazione molto più ampia, dettagliata e precisa. Eh, quindi un ringraziamento a tutti i relatori, un ringraziamento a tutti i partecipanti che sono stati numerosi, ci ha fatto piacere, eh, hanno seguito anche fino a quest'ora l'evento. E un ringraziamento anche all'Università all Europea che ha gestito e ha organizzato questo evento così numeroso in pratica e a questo punto possiamo salutarci e ci diamo appuntamento a, al master in psiconeuroendocrine immunologia della, della nutrizione e auguro a tutti un buon weekend